eccoci qua poppati? dai che poppiamo? è poppato <ride> buonasera buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera buonasera allora abbiamo anche i nomi quindi ci potete assolutamente riconoscere però diciamo che Nick è, per chi già non lo conosce disegnatore e colorista Marvel e Disney Tenkar, come me, siamo qua per caso. Comunque, eh, insomma, è il CEO di Nerdando. <ride> Ti Bello, piace? mi piace, sì, sì, ora me la rivendo. <ride> Questa me la sono pensata. E poi c'è Filo che insieme a Nick, probabilmente sono le uniche due persone che potrebbero stare qua Che è, insomma, game designer di Cookie Cutter. Anche tra l'altro, che uscirà il 14 di dicembre. In tutti oh. i negozi. Allora. <ride> È, è, è morto già il primo con la no, telecamera no. ma torna è tolgando, tornato so. perfetto <ride> eccoci qua ciao fiammo ciao Lupe ciao, ciao big buonasera buonasera a tutti allora eh, dunque direi visto diciamo per, per conoscerci e buttare subito lì un tema caldo di partire dal 13 di GTA 6 tanto penso che non l'abbia visto nessuno né di voi né in chat e quindi eh. possiamo guardarlo insieme senza spo spoilerati mi raccomando No, ce lo guardiamo, poi lo teniamo un po' sotto il loop. E facciamo quattro chiacchiere. E diamo ognuno il suo punto di vista, <ride> ognuno il ah, suo no, punto vieni. di vista e via. insomma. Diciamo così, cosa dite? Va bene, un saluto. Eh, ciao sta. chat, <ride> ho capito adesso. <ride> vai, Partiamo così, così ci scaldiamo. Sentite anche voi, raga? L'audio, bio Bassissimo. Bassissimo, basso. Guarda, well, lag anche il trailer. Mi sa. Dovete cercare di comprendere che stiamo usando una funzione nuova di Twitch e sono alle prime armi. Io per primo, insieme a Twitch. Voglio vedere se riesco a fare una cosa da qua. No, non posso. Eh, lo so che par... sfarfalla sfre... sp un po', non so perché. Buonasera, Nalu, benvenuti a tutti. Beh, anche se non l'abbiamo visto benissimo, comunque alla fine l'abbiamo già visto, quindi direi che c'è poco da, nel senso, da, da rivedere, sappiamo già quello di cui dobbiamo parlare. No, volevo io dire di partire da un'impressione, diciamo, che vi ha fatto a ognuno di voi il trailer e come siete legati comunque al brand di GTA, cioè da quando l'avete iniziato, no? Sai, da quanto ci siete legati al brand. Partiamo come? In ordine da filo? Venendo da destra a sinistra. Vai, Filo. Ok. Allora, beh, a me non è dispiaciuto il trailer. Ovviamente è un trailer um, un Cinematic, quindi eh, non è un gameplay trailer, non si vede neanche quale è il livello grafico che vogliono, che vogliono tenere. Eh, uscirà tra due anni. La cosa che mi ha emozionato di più è il logo perché probabilmente. Ehm, sono dei feels eh, per me molto forti su, su GTA Vice City che io ho adorato. Io sono un fan della serie, nel senso che io da ragazzino ho iniziato uno dei miei primi approcci ai videogiochi, era la PlayStation di un amico, di, del figlio di amici di famiglia con su GTA, io piccolo piccolo, perché i miei non mi avrebbero mai preso un gioco così violento, eh, snicavo sulla sua play e ci giocavo e mi divertivo tantissimo. Da lì poi li ho giocati tutti, anche quelli meno, i capitoli meno, meno blasonati, il 69 in London, quelli ancora top down, visti dall'alto, per poi passare agli altri. Quello che penso però è che come diceva anche un mio amico di cui, con cui ne ho parlato, è che adesso è sempre la stessa roba, no? da un certo momento in poi GTA. Quindi tutto sta nel, nel vedere quali saranno poi le, le, le idee che hanno avuto per questo nuovo capitolo. Quindi... Sicuramente vai City, quindi tanto amore, sicuramente me lo comprerò perché fino ad oggi gli ho giocato tutti i capitoli che hanno fatto, quindi comunque a me piace. Eh, sono curioso di vedere se ancora una volta Rockstar, ehm, che finora non ha mai deluso le aspettative di nessuno, si è inventato qualcosa di, di nuovo ancora una volta, perché l'ultimo diciamo che la grande novità era che c'era l'online io e sì. i miei amici ci davamo di gomito e dicevamo eh, ma stavolta c'è l'online che figata che figata poi anche se non è la storia in cooperativa comunque l'hanno arricchito abbastanza da permetterci di, di divertirci abbiamo un sacco di bei ricordi con i miei amici sull'online di GTA eh, io Il non ci demo. gioco più da tanto però ehm, ci giocamo e ci divertimmo tantissimo quindi sicuramente lo aspetterò sicuramente lo prenderò c'è molta curiosità di vedere cosa hanno, cos hanno combinato di nuovo, perché io mi aspetto che qualcosa di nuovo ci sia. Eh, che magari la campagna rimanga in singolo mi va bene, nel senso che comunque quella roba lì loro la sanno fare bene, la vadano avanti a fare. Eh, qualche novità me l'aspetto. Poi dell'online eh. parliamo dopo, magari in maniera un po' più approfondita. Denker? Allora, io ho giocato dal primo capitolo, ma ammetto di aver finito soltanto il quinto, soltanto GTA 5, Gli altri non li ho finiti, eh, anche perché per, mh, passavo come in ogni GTA. Purtroppo io mi trovo a perdere tempo o a girare per la città oppure a fare cose che non, non dovrei fare. E poi, quindi, la storia la lascio un po', un po così. E dopo mi scordo di, di avere sì, il un gioco, un mi po' serve... come tutti, diciamo, no? Alla fine, cioè nel senso, <ride> <ride> alla fine. No, il 5 ben mi sono giro. proprio prefissato ho detto no questa volta devo finire la storia che fra l'altro mi è piaciuta parecchio cioè probabilmente è quella che mi ha coinvolto di più mi piaceva questa possibilità insomma di switchare tra, tra i tre personaggi che mi sembravano tutti e tre molto approfonditi ammetto di sono passati ormai dieci anni, dieci da, anni quando, sì. da quando ho giocato quindi è passato un po' di tempo però mi ricordo che mi, mi colpì parecchio poi diciamo che è sempre stato un po' l'antistress GTA quando non avevo voglia di fare niente, di iniziare un nuovo gioco, mi mettevo a giocare, facevo qualche missione, ma per la maggior parte dei casi andavo in giro con la macchina e, e mettevo a fare cazzate. Diciamo, eh, se sì. rubi il camion dei pompieri, <ride> entravi dentro Zancudo, quelle cose lì. Insomma. Ci sta. Però insomma sicuramente lo giocherai sì, No, no, giocherò. il trailer, ammetto che la storia, insomma, la Bonnie e Clyde non, non mi dispiace. Poi vedremo, insomma, perché qui non abbiamo visto praticamente nulla. Sì. Mi piace anche l'idea dei, dei social, che però già c'erano con il 5, sì. sì, 5. Sì. Vedremo come sarà sviluppato, però mi aspetto sicuramente qualcosa di nuovo rispetto ai vecchi capitoli. Nick? Ma io credo che tra tutti sono quello che ha meno esperienza in assoluto perché sono rimasto a Vice City. Fai te. Beh, è giusto. Allora, sei papà a ho giocato... tema. <ride> ho giocato il primo. Ho giocato, vabbè, chiaramente il, i primissimi, quelli in esometrica dall'alto. Credo di aver perso. No, non ho, non ho finito il 3 e ho finito Vice City. Però ammetto che non mi ricordo praticamente nulla. E gli altri li ho visti, li ho visti un po' giocare, alcuni li ho proprio skippati, e quindi un gran, diciamo un gran ritorno. Dal quello che ho visto, uh, come ti dicevo già, non, non mi ha dato tantissimo hype, perché non mi ha detto praticamente nulla il, il teaser, è proprio un teaser, nel senso hanno fatto un. Una carrellata delle classiche cose che, di, di, di GTA, quindi un sacco di, di, <ride> di gente molesta per strada che sicuramente andrà a fare molto colore nel gioco. Credo quasi sicuramente che l'idea dei social sarà una cosa abbastanza principale all'interno del gioco perché se nel trailer ci puntano così tanto, secondo me ci sarà dentro. E, e le due persone che sono poi protagonisti anche quelle ma mi hanno lasciato un po' perplesso non, non, non mi sembrano così caratterizzate e, però vabbè è un teaser quindi hanno dato più spazio secondo me all'ambientazione e a dare un po' di hype che però quando ho visto coming 2025 sono rimasto un po'. Eh, quella mi sa che è stata un po' la reazione di tutti. Anche perché anch'io mi aspettavo un anno di marketing di Rockstar. Di solito funziona così. Due anni sono tanti. Cioè, è vero che GTA, non è che te lo dimentichi. Però, cioè, devono passare due anni. Video videoludici, Beh, potrebbero cioè... essere anche 14 mesi. Però, sì. Sì, ormai, sì, siamo... allora... eh, febbraio 2025. Eh eh però io su quello vabbè poi ne, ho un'idea cioè magari mi sbaglio però l'idea che venga lanciato con PS5 Pro ed è proprio il bando mm. di Natale 2025 cioè anche perché Playstation addirittura ha... tu dici Natale 2025 ancora sì, due Natale, anni di sviluppo Natale non Natale Natale ma magari quella, quella fascia tra l'ultimo sì, novembre, quarto novembre, dici, sì, come Red Dead inizio novembre magari fine ottobre io sono più Q1 2025 eh, come Ci la sa. gestiscono una campagna di due anni? è eh, Rockstar. Eh, fai 8, 8... Allora, devi contare una cosa che sicuramente come per Red Dead e, e GTA 5 ehm, c'è una marea di roba da far vedere. Una marea. E per farla vedere comunque, non dico tutta, ma gran parte del funzionamento de del nuovo GTA devono per forza fartela vedere a compartimenti stagni cioè come funziona questo mi focalizzo sulla rapina puoi rapinare il negozio la rapina funziona così come funziona l'altro e ti faranno vedere tutto questo tipo di cose si sono viste tante cose interessanti ehm, nel trailer cioè nel teaser ma tante cose interessanti dalla sabbia che si alza quando corrono eh, sulla spiaggia alla sabbia che rimane attaccata ai piedi di quelli che corrono poi bisognerà vedere eh, una cosa che è sicura è che il trailer è in engine quindi non è eh, in CGI non è creato non è un video è in engine di gioco eh, e quelli sembrerebbero essere davvero i modelli è, tutta è, è quello che è veramente insomma comunque vabbè per non andare fuori tema dire anche io la mia eh, io in GTA li ho giocati praticamente tutti finiti praticamente tutti forse il Chinatown è l'unico che non ho finito da quelli alti a da quelli dall'alto che poi tra l'altro il primo aveva anche il DLC che era GTA London cioè figuratevi voi il primo DLC che c'era del primo GTA e poi gli altri vabbè tutti fino anche al 4 con Nico Belli che tra l'altro io sono convinto vabbè il 5 me lo sono divorato l'ho comprato quattro volte come magari tante altre persone, PS3, PS4, PS5 PC e 2000 passavore nell'online, veramente dei ricordi incredibili di GTA Online con i miei amici, spettacolare. E la mia domanda ricorrente è come hanno fatto le altre case a non pensare di copiarlo? Cioè, visto che in questo mondo tutti copiano tutti, nessuno ha copiato l'Online di GTA che ha fatto trilioni di dollari in dieci anni. Questo è non so davvero come sia possibile, però il mio legame con GTA è innegabile anche se Forse perché sono un po' più grande adesso rispetto a prima, forse il contesto che stanno dando a Vice City è molto più giovanile rispetto a come sono diventato io oggi. No? Nel senso, i social così aggressivi e, e anche magari, sai, le gang, tutte queste cose qua, proprio come sarà la città, ho paura che sia magari. Cioè sono io che mi sono allontanato da quello che poi oggi è la ricostruzione di un'America rispetto a quella di ieri. No? Trevor, che per me rimarrà il personaggio migliore mai creato nella saga di GTA, per dire è difficile rifarlo. E l'impressione che ho avuto dei due personaggi è poco carisma. Cioè mi hanno detto poco. Bella la chiave di Bonnie e Clyde, ma non lo so, mi hanno detto poco. È vero che è un teaser, però l'impressione che ho avuto è stata questa sì sì dimmi tu che sei che, che ti ricorda il volo queste cose i creatori di um, i Two e anche l'altro oh, come vecchio. si chiamano um, anche l'altro in, in che senso eh, hanno fatto quel il, il videogioco prima dove ci, eh, ci sono due che, uno che è way fa... out credo way, esatto esatto cioè, loro sono A-Slide studio si chiamano ok perché magari Potrebbero buttare dentro, non dico una cosa uguale, però un concept del genere. Un cop co cioè di giocatori. Una, una storia unica in cui tu schippi da uno all'altro personaggio. Quello, sicuramente, magari una storia in cooperativa. Eh, sì, cooperativa. Voci, voci di corridoio sì, dicono no. che metteranno dentro anche mh, il famoso Tommy Versetti, che era Ho il detto. protagonista di Vice City. Beh, ma a voi scusatemi, adesso io non so quanto ve lo ricordate, ma il protagonista maschile, lui, è il figlio di Nico Bellic, del, il protagonista del 4. Cioè, è e lui. Ma è dichiarato? Tazzo. No, non è dichiarato, ma guardalo in faccia. Uh, eh, oddio, uh, mi sembra un po' più ispanico, come... Non lo so. A me sembra ispanico, Nico Bellic era più... Non lo so, a me non sembra tanto sp... ispanico. Lei, lei sicuramente, Lucia... Ispanica lui non lo so, io ho questo dubbio. E mi sembra quasi. Cioè, allora, il, il, quello del, 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 se, del se guardi una foto di Nico Bellic oggi è, è, è un pixel tutto incastrato su se stesso. Quindi non è che riesce sì, a capire bene, di, Madonna, che cosa sia. Però a me ha dato quell'impressione lì. Poi non so, non so se avete visto anche in questi giorni, girano da tutte le parti. Le varie scene social ricreate nel teaser sono state prese praticamente tutte da eventi realmente accaduti in America. Perfino eh, quell'immagine che si vede con eh, quell'NPC quel tutto tatuato, gli occhi, i capelli viola. E, mh, quella è una persona reale che è stata arrestata in America, dalla quale si sono ispirati e ieri ha fatto un video che gli ha detto dobbiamo parlare, no? perché sicuramente vorrà dei diritti. Che non avrà perché hanno cambiato tutto via tatuaggi <ride> e tutto. Quindi sembra che l'hanno preso davvero anche la signora con i due martelli. Eh, cioè una foto eh. di TikTok con questa signora non è uguale. Ma è quella che ti avevo, avevo chiesto, che se era un personaggio ricorrente, perché io non avendo giocato al 4 e il 5, ho detto: Boh, magari. Cioè, mi sembra proprio puntata dentro. Ma noi, cioè allora, su TikTok, magari sì. Però noi, essendo eh, io, vabbè, TikTok, non ce l'ho nemmeno. Ma questa cosa caratterizza tutti i GTA. Ci sono tantissimi riferimenti che noi, come italiani, ma non solo, anche tanti altri non che non, non seguono la, quotidianamente la, la, la vita americana, no? sia sui social, eccetera, quelle, quelle persone magari sono diventate dei super meme da loro e da noi non sono neanche arrivati, o magari le hai viste di sfuggita, capito? Yeah. Mentre di là sono, sono dei, super, dei super meme. Anche la scena dove ci sono tutti quei motociclisti che impennano, è presa anche quella da un'immagine del telegiornale. Un casino di cose dal coccodrillo nella piscina. Tutte e loro Erano sono pazzi. Gli riferimenti sono. pop uh, di cui parlava Nalu. Prima sono veramente pazzi. Beh, Vai City dove la collocavano loro? Era una Miami, una Miami di fantasia, sì. Florida. Tu sai il, il, il meme, tra virgolette, di, di scrivere Florida Man su Google, no, se tu scrivi Florida Man e gli dai l'invio. Uh, trovi sempre notizie fresche su robe assurde di gente che adesso trovi anche un film perché non che fatto, scrivono guarda perché non lo sapevano. Di, di, di quello che <ride> succede, posso, tutti, ma... di quello che succede, ma nessun successo. Cioè, uh, adesso è purtroppo una serie TV. Però ogni, cosa, ogni giorno in Florida succede qualcosa di assurdo. Ed è un meme quello americano che invece è arrivato, nel senso che anche il, il, il coccodrillo che entra in un negozio. Cioè, quelle robe lì, se tu vedi, prendi delle notizie, eh, c'è gente che. Eh, pura... loro le prendono da lì, capito? Per quello ti dico che a noi arrivano comunque meno perché sono dei meme che da loro spopolano, magari negli ultimi anni sono diventati proprio iconici, no? Come magari per tutti il meme di Spider-Man, no? Quello che si puntano uno con l'altro, è mondiale, e poi loro magari hanno le loro, come da noi ce n'è COVID cioè loro non lo vedono in America la signora del covid che dice qua non ce n'è covid non gli arriva loro in America come a noi non arrivano certe cose è un po' così però cioè, a livello eh, proprio di evoluzione innovazione videoludica cioè voi cosa vi aspettate? Cioè, cos'è una cosa che quando l'avete visto avete pensato cazzo speriamo che ci sarà sta roba qua Interazione con PNG ho visto okay. tantissimi, tantissimi PNG. La spiaggia mi ha colpito, la visuale anche dall'alto. Mi sembrava una ricostruzione molto più uh, realistica di quelle che erano quelle, quelle scorse. Mi aspetto una cosa più, più, più pregna di interazioni con, con tutto quello che è l'ambiente. Non so se tramite intelligenza virtuale o come, ma. Non credo. S sarebbe bella una città viva, proprio. Sì, esatto. Che... Secondo me loro si sono... hanno preso.. Avete presente i trailer di... È vero. Di come si chiama Cyberpunk. Beh, Cyberpunk so. ha pubblicizzato tanto una città viva. Mm, Parlavano cioè... <ride> di algoritmi che tenevano su schermo Puoi, persone. Essere che essere quello che vogliono. Eh, m... Cazzo, però... Secondo me loro cercheranno senza pubblicizzarlo troppo per evitare di prendere i pali come li hanno presi i cyberpunk sicuramente cercheranno di avere di rendere più viva possibile la città e già quello è un successo hanno messo un protagonista donna che prima o poi dovremo parlarne perché anche questo ha fatto esplodere l'internet eh, addirittura? Eh, eh, io ho già sì, visto esplodere film lati di, di internet che... di, di, di stream sì, di ma qua bruciato ovunque di, di gente vado. che non accetta lato... che ci sia. Allora, io ti dico più io ormai ti mm, giuro, che, quel tipo vado. di lato non lo guardo neanche più, cioè, quando ci sono le polemiche, ah, messo. La... Cioè, non lo guardo neanche perché per me sono proprio terri, non, non ci do ah, no, più. a me ha fatto ridere perché <coughs> la, mia, la mia ragazza mi ha, mi ha fatto vedere una conversazione di, di credo Facebook, di, del trailer, in cui sotto un italiano diceva: Per me non è realistico vedere una donna così che compie dei crimini. Così efferati E lei diceva: Ora che lo so, vado a rapinare una banca. Perché se la gente non concepisce neanche che io possa delinquere, vuol no, dire ma... che. Ma Fatta. È, per, è per quello che ti dico che è meglio evitare: cioè, se vuoi farti due risate sono perfette. Ma sono veramente se vengono da persone, cioè adesso la... ieri è nata la nuova polemica. No? Perché poi GTA si porta dietro tutto l'audience, e quindi dire una cazzata. No, ti fa prendere ovviamente i vari schieramenti. Per esempio, no? che Musk l'altro giorno ha detto: Non giocherò GTA perché si spara ai poliziotti. Sono 30 anni che giochiamo a GTA. E lui si sveglia. E dietro l'ondata americana da dottori, senatori, tutti, no? A prendersi addirittura hanno accusato un, un dottore, accusato i genitori, no scusate, accusato Rockstar, eh, che è colpa di Rockstar che i genitori sono costretti a comprare GTA ai figli. E GTA è un prodotto con 18 più, voglio dire... Eh, io non riesco, non riesco a capire. Ma poi Giudice. fosse il primo prodotto dove si spara ai poliziotti, cioè basta pensare che so, ora mi viene in mente sì. più dei tre, no? Ma Questo cyberpunk, cito... lo stesso. Ma ce ne sono Esatto, ce ne sono... Beh, ma... Un casino, io... li... È pieno. Ok, qua, qua la ributta in Amarcord, ma ve lo ricordate quando è uscito Carmageddon? Caspita, sì. Tra l'altro Carmageddon ha anche una storia interessante perché uno, una delle protagoniste era Diana, si chiamava, e poi morì la principessa Diana e hanno fatto: hanno cambiato il nome. Ah, non la sapevo questa. Eh, sì. Io sapevo quella che quando uscì eh, all'inizio, cioè cambiarono le persone con gli zombie, no? in alcuni paesi forse. Per, sì, anche in Italia. Anche in Italia. Sì. perché sarebbe stato troppo cruento no? troppo violento e poi uscì GTA <ride> è vero no, no. Sì. uscì GTA no il fatto della densità della città viva come diceva Tenkar quello me lo aspetto anch'io cioè, io una cosa che veramente mi aspetto è che nel momento in cui tu tiri fuori una pistola non è più come prima No, e cioè, bisogna sì. stare attenti lì perché... No, intendo la re... il gameplay, il gameplay di GTA è che tu passeggi con un, fu un fucile automatico per strada e nessuno dice niente. Sì, io allora... invece spero che la gente impazzisca o che qualcuno... Di, tipo, tiri fuori il telefono Bravo. e inizi a fare il video. Bravissimo. Sì, e poi te lo ritrovi qualcuno... sul tuo cellulare di te che fai casino magari, cioè nel Twitter di... Di... del gioco. Trovi l'NPC che ha postato il video di te che fa le minchiazze, sarebbe geniale quella roba lì secondo eh, me. Sì, poi se voi pensate, sicuramente quando, quando si fa un videogioco, almeno lo fanno secondo me tutti gli studi, i casi di sviluppo, prendono degli altri videogiochi e, e, e ci giocano, no? Perché eh, non, non copiano, ma vogliono ottenere magari un feeling di un determinato elemento, di un determinato gioco e quelli di rockstar ovviamente fanno scuola quindi non penso ne abbiano bisogno ma secondo me se sono furbi si sono giocati cyberpunk e in cyberpunk una cosa che rende la città abbastanza viva è che per esempio tu cammini tu vai in giro e ci sono degli eventi che succedono a prescindere che tu ci sia o no e che si risolvono a prescindere che tu ci sia o meno che è la, spesso lì è la polizia che spara della gente e viceversa sì, non va molto oltre però quello intendi quell'idea lì però è detto... un'idea cioè tu potresti anche passeggiare davanti a un negozio e assistere a una rapina che eh, tu. ma infatti io sono d'accordo con quello che diceva Tenkar perché il fatto di tirare fuori la pistola io intendo che siccome la gente è fuori di te soprattutto in America cioè nel gioco è ancora peggio, cioè tu tiri fuori la pistola freddato, perché magari dietro c'è uno che ti ha visto e ti secca senza motivo perché hai la pistola in mano poi tu dici, a livello di gameplay effettivamente non è il massimo però c'è una ruota di armi a un certo punto, clicchi un bottone, prendi dentro uno dei, dei... prendi dentro L2 perché poi il controller. Sì. E tutto il tuo personaggio esce la pistola. No, ma vabbè, ma poi è vero, però, eh... cioè, prima tu in GTA eri da solo con un arsenale di armi e potevi devastare qualsiasi cosa ti parasse davanti, da, da quello gangster che arrivava nella via che ti sparavano, magari quelli del ghetto, no, alla polizia. Lì invece avrai comunque il tuo arsenale di armi, però secondo me cioè, proprio come reagiranno gli NPC cambierà totalmente, cioè sarà secondo me il vero la vera innovazione del gioco. beh. sicuramente le intelligenze artificiali devono è. Venendo da Red Dead, solo che sì, Red, Red Dead, Dead Redemption è, aveva un bel Eh, però Red Dead è una mappa, se ci pensi, vuota. Sì. Con dei punti di interesse, quindi è molto più semplice studiare il tuo percorso sapendo che arriverai a Valentine da tre posizioni e se arrivi di lì, becchi quello, se arrivi di lì, becchi quello e se arrivi dall'altra parte, ne becchi un altro, no? Però, però, se ci pensi... Invece in GTA è più difficile. Il loro hanno fatto le Dead ed era nel Far West. Sì. Quindi c'era una tolleranza alle armi diversa. Però, secondo me, GTA 6, da quel punto di vista, potrebbe essere vicino come gameplay. Perché se tu giravi con un fucile... Per la città non succedeva niente. Appena premevi il grilletto, invece, in Red Dead la situazione cambiava. Sì, anche se prendevi in mano il fucile, però in Red Dead, e lo sceriffo ti mm. diceva via, metti via l'arma. E quando te ti lo diceva un po' di volte... Male. Eh, ma lo sceriffo guarda che poi ti sparava, eh. Se non la mettevi via. Ah, non lo so, stavi con la a me il Red in Red Dead è so successa via. una cosa pazzesca nel single player io sono andato dall'armaiolo di valentine gli ho fatto una rapina gli ho sparato in faccia convinto fosse morto sai che il negozio si blocca dopo non puoi andarci tipo fino al giorno dopo quando sono tornato c'era lo stesso armaiolo con la benda in testa senza un occhio perché gli avevo preso l'occhio di striscio te lo giuro, era lo stesso eh? te lo giuro guarda non ce l'ho salvata era incredibile quella roba lì Davvero pazzesca. E io me le aspetto queste cose in GTA. Come dicevi anche tu, Filo. Cioè, nel ghetto, magari ci sono eventi che vanno avanti indipendentemente da te. Poi tu li puoi trovare o no. Un po' lo stesso concetto di Baldrus Gate. Ci sono talmente tante linee di dialoghi di cose che possono succedere, che tante te le perderai, capito? Talmente ce ne Tra sono. Tra l'altro, c'è una domanda qualcuno che voleva rifare. Una domanda a me che probabilmente mi spiace, non ho letto ah sì sì video fate video. pure andate pure scusate se no, mi stiamo leggendo vista. poco vai Filo eh sì volevo vedere la domanda allora posso è chiedere bello. a Filo quant'è un grazie al cazzo sto trailer con la CGI vicino facile ah ok vincono, vincono facile scusate è una gran domanda allora, un ehm, Rockstar ha un suo motore grafico Uh, usa un suo engine, che tra l'altro uh, si chiama Rage, cioè l'abbreviazione è Rage. Rockstar Advanced uh, The Game Engine hanno aggiunto Advanced da ad apposta per chiamarlo Rage. Um, eh, non so di questo video quanto ci sia di CGI e quanto ci sia di. di eh, in engine. Sicuramente c'è post-produzione. Su tutti i trailer c'è post-produzione. Cioè, quando io ero in Milestone, che è la società un pochino più grossina... Noi avevamo un, un piccolo team di elaborazione video, che sono quelli anche che si occupavano di fornire al team le, le fonti. Quindi magari in questo caso eh, il team di Rockstar eh, se n'è andato in Florida con videocamera e macchine fotografiche e ha fatto tonnellate di foto e tonnellate di video a Miami, così che chi fa i livelli abbia delle reference. Lo stesso team, che è un team di esperti video, tu fai il video in engine, quando ce l'hai glielo dai e loro mettono un po' di magia. Quindi dei riflessi, dei, delle lens flare sulla camera, quando magari c'è il sole, quelle robine lì le aggiungono. Sicuramente oggi con la CGI puoi fare magie e poi il gioco può uscire e una verda. Però Rockstar fino ad oggi non ha fatto queste cappellate, quindi io mi aspetto che quello che mi mostrano buona parte sia reale. Sia una resa che poi in engine io posso avere su una Play 5 o su una scheda grafica avanzata con un PC. Ehm... L'ultimo gioco di, 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 di Rockstar era Red Dead Redemption. Se non erro il due, l'ultimo prodotto. Si tolte le trilogie remake, dall'intelligenza artificiale. Si, tolta la, la, la roba nuova. La roba remake è eh, l'ultimo, e lì, quando è uscito, effettivamente, c'era un sacco di lavoro. C'era un, un sacco di lavoro, nel senso che la roba della neve che si deforma, rimane deformata, come dicevi tu, gli NPC che, che si ricordano di te. Uh, ma anche solo il fatto che, se incroci un tizio a cavallo e tu estrai la pistola, l'hai stran che lui. Se tu punti l'arma contro una persona, quella persona se ne accorge. Se fai una rapina con la bandana, uh, non ti riconoscono a te non ti riconosco personalmente. Ci cioè... sono tutta una serie di, di algoritmi che hanno introdotto le cose e che loro hanno in house, che cioè, giravano su PS4, più che altro. Quella roba lì ce la ritroveremo in GTA. Secondo me, quindi già quel livello lì è un livello molto buono per un gioco come GTA se, rispetto al 5. Beh, spezzo una lancia a favore della PS4, rimane ancora oggi una console di tutto rispetto. Sì, no, no ma no. il rispetto non lo metto in dubbio. Uh, io quando penso queste cose, si parla di queste cose, mi viene quasi la pelle d'oca pensare che Rockstar fa quelle cose lì sull'HDD e oggi siamo su SSD e ancora non uh, c'è non si riesce a fare neanche un decimo di quello che c'è in GTA 5 o Red Dead capito parlando di altri studi di produzione mm -hmm. tra l'altro sono curioso io quando è che sono uscite le RTX eh, eh, una la tecnologia do... RTX perché la una... serie 2000 quando... eh, grazie per i nuovi follow ragazzi scusate che non ho messo gli allerto non viene anche ringraziato perdonatemi grazie a tutti no sicuramente scusate per chiudere la risposta sì. Eh, Anch'io mi fido di Rockstar. Anch'io aspetterei che credere al miracolo. Anche perché io non ci ho visto tutto questo miracolo. Eh. Nel senso che questo è un cinematic trailer. Quando loro metteranno da qualche parte gameplay, allora vuol dire che quella roba lì, quando scrivono gameplay, è mi stai facendo vedere del gameplay. E quindi io quello lo prendo per questo poi io voglio come risultato. Finché mi fai vedere cinematic trailer, puoi farmi vedere. Sì, no, quello e... è e... ovvio. Io... io quando l'ho visto la prima volta eh, avevo la paura. Che lo facessero cross gen, Io mm. proprio mi è presa la paura che lo facessero uscire anche sulla Play 4. E lì ho detto: se succede questa cosa qua siamo rovinati, perché per vedere un GTA nuovo David, dobbiamo aspettare altri 25 anni. <ride> eh, per forza. Invece, fortunatamente hanno detto che sarà solo, solo next gen, per quanto può essere, ovviamente next gen la next gen, così come se vogliamo dirlo. E, e il fatto che non esce su PC quella è un po' una mazzata, eh. Beh, ma uscirà dopo. Di solito è sempre uscito dopo, no? Sì, sì, il sì, 5-2 sì. anni dopo. Addirittura questo si spera meno. Potrebbe essere il motivo per cui compro la Play 5 perché io non ce l'ho ancora. Quella è assolutamente, secondo me. Allora, come dicevo prima, che poi non mi ricordo se l'ho detto. Sony ha i diritti di commercializzazione del prodotto su console. Questo significa che eh, loro praticamente possono pubblicizzare all'interno dei loro social. Eh, probabilmente fare una play col bundle, no? tutte queste cose qua. Lo potrà fare solo Sony, non solo PlayStation. Ed è per quello che prima dicevo: secondo me uscirà una PS5 Pro con bundle GTA e la, lo vedo più per Natale. Spero di sbagliarmi, comunque. Vabbè, però non è. Cioè, non credo che Rockstar che Rockstar freghi qualcosa della PlayStation. E non lo so, bisogna vedere perché. Frega, se mi, cioè, come dici giustamente tu. Così non gliene frega un cazzo. Bisogna vedere, però, gli interessi che ci sono dietro. Perché comunque Sony tra PC Xbox, ricordiamoci sempre che rimane la piattaforma dove. Qualsiasi sviluppatore ha un mercato più ampio di tutti, tranne ah, la Switch, però io non la conto di solito. Non, no, la non contiamo gli smartphone? No, è, allora hai ragione. Par io, però, sto facendo ragionamento tra PC e console next gen. Se mettiamo dentro il gaming della Switch e degli smartphone, ok. Hai ecco, ragione. Hai detto: scusate, mi avete acceso una lampadina? Scusatemi se vi interrompo. Ecco un'altra roba che potrebbe fare GTA 6. Una companion app per telefono visto che fanno vedere così tanti social del gioco. Ma non c'era, 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 ma dentro. non era, c era, c era... Ma non era collegata al gioco, no? Era collegata, era ma potevi fare due cose sole con quell'app. Eh, mi ricordo che Una... potevi modificare la macchina, Bravo. Se non sbaglio. bravissimo, farti la targa la... personalizzata. Poi l'hanno tolta, adesso non c'è più. Infatti, io mi ero fatto la targa dogs eh, personalizzata in GTA Online e nel gioco. E potevi addomesticare il cane, Chop. Ah, potevi anche Vabbè, insegnare eh, i trucchetti no, che, a che Chop. Però, però eh, fanno vedere tanti social. Come eh, ma amiche. magari fanno un social loro. Magari fanno. Un, sarebbe... o eh. un O una companion app con un social collegato al tuo gioco, al tuo gameplay. Al tuo account Sony, il tuo account della console. Per cui con qualcosa in cloud tu puoi avere, ad esempio, ti arriva una news che sta succedendo qualcosa e tu hai un evento che si va in gioco poi te lo ritrovi. Ed è ecco. tipo una festa e tu lo vedi dal social del telefono. Sicuramente con tutto quello che sta succedendo in questo periodo in cui ehm, il telefono sta diventando sempre più importante a discapito di, di altre piattaforme, qualcosa col telefono lo farebbe, o, tra l'altro... Vedo anche una domanda. Ma non è una perdita di soldi grandissima per non farli uscire subito per il PC. Eh, sì, ma ehm, Sony paga l'esclusiva. E con quei soldi lì. Rockstar va avanti a sviluppare per eh sì, tanto perché secondo me, per un esclusivo l'esclusiva di GTA è una quindi, montagna di soldi. Scusatemi, no, non, una... non esce per, per Xbox. No, 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 esce. Sony ha l'esclusiva sulla commercializzazione del brand. E quindi, cioè, può quindi far... loro possono avere i bundle. Bravo, ma... può fare pubblicità. No, no. E bravo, probabilmente può fare la pubblicità proprio.. Io non so fin dove arriva perché non è che so gli accordi, però o il bundle lo può fare solo Sony o addirittura anche il video di GTA PS lo può fare solo Sony e Microsoft non può farlo per Xbox. Cioè non può commercializzare il prodotto nel mercato. Sì, tra l'altro vedete non ci hanno detto le piattaforme. Cioè, in fondo al trailer non c'è un. Non no, no l'hanno confermato dopo. L'hanno confermato Xbox, dopo. Loghino, eh. Bravo, non hanno messo un cazzo. Non perché hanno messo niente. perché un teaser, cioè, eh, che cara grazia, che ci hanno fatto vedere qualcosa. Sony, è, è, Rockstar, ha, i, i primi annunci li ha fatti mettendo solo questa schermata che vediamo, ferma e basta. Comunque, l'uscita. L'uscita su PC che dici, che dici, te, Grafka, perdono soldi. In realtà, non è, è il contrario. li fanno e te lo vendono ancora due volte. E io lo comprerò eh, esatto. ancora due volte, anzi tre, perché anche sulla Play 6 ci sarà, è sicuro che ci sarà anche sulla prossima generazione, perché se dura almeno quanto è durato quello prima, arriverà alla metà de gener generazione della prossima console. Ma ah, infatti c'è solo da stringere la mano, cioè sono, vanno avanti da tre generazioni e continuano a essere sempre nella top 10 sì. dei, dei, dei giochi più venduti. Che uno che si, si so chiede, ma come, come cazzo fanno? spendono cioè, una vita chi, eh. No, ma quello che mi chiedo è chi è che ancora non ha comprato GTA che essere lì. Cioè, è incredibile sta cosa, è davvero Comunque incredibile. Comunque, si spendono una vita nello sviluppo, nel senso che i tempi di sviluppo più lunghi nel settore sono di Rockstar. Cioè, gente che, la gente che ha fatto Red Dead Redemption 2 ci, ci ha lavorato per 7-8 anni prima di vedere Ma infatti questo il proprio lavoro, entri che sei un junior, esci che sei un lead. Eh, è vero anche quello da, a livello, da, livello da lavorativo quello. cazzo hai ragione. Sono otto anni. Ma questo dicono che hanno investito tipo 1 o 2 miliardi di dollari. Adesso non Diventerà si sa Diventerà probabilmente eh. il gioco con la produzione più costosa. Però a me viene. Anche, mi viene da in... dire anche grazie al cazzo. Cioè, voglio dire, dopo dieci anni che hai guadagnato non ho idea di quanti trilioni di dollari dall'online. Cioè, è meno, ma meno male. E, e questa cosa qua, che io pensavo questa cosa. Cioè, probabilmente a parte che Rockstar è sempre stato un passo avanti a tutti, ma. Perché Rockstar, se davvero fanno investimento, mettiamo da un miliardo di dollari lo fa e nessun altro lo farebbe. Perché ne avrà guadagnati cento volte tanto. E... e allora possono rischiare fino a un miliardo. Perché ne hanno guadagnati così tanto? Quando si parla di PlayStation Studios, magari anche di Microsoft, eccetera, non vanno mai lì. Perché non hanno mai avuto un gioco. Adesso magari Microsoft che ha preso Activision e mm. Blizzard, vediamo. Però che abbia fatto tutto quella. L'introito capito di, di soldi di seguito che si è durato così tanti anni. cioè è proprio quello. Secondo me, trovo anche interessante quello che aveva detto Mirko sul fatto dell'evolversi della città: l attività che aprono e chiudono, zone disabitate che si popolano di nuovi palazzi con tanto di fase di costruzione. E, sì, esatto. È, 2. Degli, 2. E come dicevamo appunto, 2. è una 2.0 degli eventi: no? cioè eventi istantanei tipo un. Passeggi, qualcuno rapina un negozio di liquori. Ma hai anche eventi che sono il gioco scriptato perché la città si evolva. Quindi da quando tu inizi e quando continui a giocare, per un tot di ore, che possono essere anche 300 ore, palazzi vengono costruiti. Quartieri vengono tirati un po' come anche in Red Dead. Succedeva questa tutto. cosa quando andavi oltre adesso, diciamo oltre la fine, non, senza spoiler, che magari qualcuno l'ha giocato. Ma succedeva se tu in Red Dead tornavi alla fine. Eh, a fare i giri e tanti palazzi in costruzione, palazzi scusate, tanti di sia San Denis che eh, con Arthur per dire donavi a una chiesa perché doveva essere restaurata e dopo tornavi e era restaurata, cioè c'era già quella, quella cosa lì anche in Red Dead. Sulle attività che dice Mirko, quella è una bella idea secondo me, cioè, potrebbe essere davvero una cosa figa che si ricollega a quello che diceva Tenkar, cioè quanto la città sarà viva. Io davvero spero in quello, perché sperare che tutti gli edifici si aprano, quella roba lì, è da toglierselo dalla testa. Non è possibile, non, non si può fare, non, non è una cosa fattibile in un mondo complesso come GTA. Secondo me, il pensare di poter entrare in ogni palazzo, no? Però il negoziante che ha la sua routine nella mappa. E quelle robe lì sono, sono fighe. Cioè, vedere quello I che va alla e eh, I negozi... negozi, quelle cose lì sì, sono, sono molto interessanti. Secondo me. Da da vedere come lo evolveranno. Ecco. Il GTA costa 5 euro per un periodo. Era gratis. Quindi, secondo me, i dati di vendita non sono proprio reali. Magari mi sbaglio. Beh, reali o no, che, comunque. Io penso che il sono, grosso eh. introito di GTA ora venga dall'online e tu puoi comprarti paper dollari. No, no, ma quello sono dieci, gioco, quelli sono dieci anni quelli che vanno campo, avanti a macinarli che è sì gratuito tempo calcolato di farming per prendere le cose nuove che costano milioni di dollari. Non hai voglia di farmare perché sono dieci anni che farmi, dammi 80 euro semplicissimo e ti diamo i soldi. Cioè. Eh, e infatti, qui possiamo aprire un altro argomento sempre legato. Che sarà l'online Io non so quanto l'avete giocato, zero un po', Dico, no? Io un bel po'. Chi lo ha anche a te in caratteristica? Io sì, non duemila non, non, non miglia... non ore come te. No, non io puoi... pure molto di meno, però era pure quella la classica attività che fai con gli amici per, per spendere un po' di tempo insieme e farti due risate. Sì, perché poi comunque cooperativamente parlando era figo, le rapine, non so se cosa è, cioè qualcosa avete le fatto. No? Io, noi facevamo le rapine perché eh. sono un giocatore di Payday 2 e mi piaceva un sacco, quindi avere anche lì le rapine era divertente, anche perché c'erano tutti quanti... Tutte le fasi sì, con la Del colpo Molto eh, come che era quel, eh, Italian Job anche Come esatto. preparazione e, e, e Gameplay nel gameplay Cioè, sì, C'era sì, sì. un payday dentro a GTA E anche una serie di altre cose Cioè a un certo punto non gestionale Perché ti compravi infinite proprietà E te le gestivi Infiniti traffici illeciti Dovevi spostare droga e fare cose Una serie di giochi nel gioco Così l'hanno tenuto vivo E così secondo me era vivo anche online di questo Sarebbe bello se. Sì. Eh, ma tu. cioè, voi vi aspettate che facciano una cosa? Cioè, questo è un argomento che a me mi preme molto. Da una parte. Eh, uno direbbe: Ma secondo te, uno che ha fatto 100 miliardi di dollari, cambia la struttura del suo online, cazzo, sei deficiente, no? Però dall'altra parte. dico: C'è cioè, la gente è disposta solo perché cambi mappa. superficialmente, eh, Senza pensare a tutto quello che cambia, da quello vecchio a quello nuovo, ok? Ma entrare nello stesso loop di gameplay e ripartire, maciniamo quello ma cioè per riavere ancora la casa, vai city e fare la stessa cosa? Ti posso fare una domanda? Vai, vai. E... Allora, tu hai fatto questa domanda qui, no? Vai a vedere la top 10 settimanale dei giochi più venduti in Italia e vedrai che ogni anno, ogni settimana ci sono sempre eh, FC 24, che eh, vabbè, FIFA, FIFA okay. e COD sempre, quindi perché non dovresti fare e, e, e giochi sempre a un gioco che poi dopo un anno viene buttato via e devi ripartire da zero? Con GTA sì, secondo sì. sarà lo stesso, sì, cioè se sì, già sì. lo fai ogni anno, lo puoi fare ogni dieci anni, sì. No, me... cioè, in effetti hai perfettamente ragione perché è ancora più utopistico con GTA, nel senso che utopistico perché? Perché lo fanno una volta ogni dieci anni, cioè ci sono tutti quelli che lo fanno tutti gli anni per vendere. Loro invece fanno la stessa cosa che quelli fanno tutti gli anni, una volta ogni dieci anni, e fanno una marea di soldi. Quindi, tu Quindi in effetti una... sì, hai ragione. Una... Cioè... Una ti aspetti? Una rivoluzione nel gioco? No, eh, no. Gioco. Io, me, io, la speravo, io la spero. Cioè una rivoluzione no, però spera... spero che ci sia qualcosa di diverso, che non sia la copia dell'online del 5, anche se no, Red Dead è stata la copia. La e invece però ho paura che per quello che dice Stencar, in effetti, che cazzo glielo fa fare di cambiare, cioè, continuano a vendere. Beh, ma lo miglioreranno, una... eh. Ma no, miglioreranno, non, è, non è, sicuro. Qualcosa, eh, o mettono qualcosa in più. Considera che comunque, eh, allora io non ci, non ci gioco, però eh, avendo il sito ci cioè arrivano un sacco di newsletter con gli aggiornamenti. Comunque, oh, praticamente ogni mese esce qualcosa di nuovo, un sì. colpo nuovo, quindi comunque ci sono dietro, eh. Magari con, con il 6 ci saranno più attività. Chissà. Immaginatevi, che, allora, immaginatevi un po di volte ancora. Scusa? Immaginatevi di rivedere il trailer. Un paio di volte. Io dicevo, la mappa. Tempo. Immaginatevi che sarà molto Lo più grande. Lo faccio vedere. Mi spiace che lagga la mappa. Immaginatevi che sarà molto più grande. E i serv, la potenza di calcolo oggi non sono quelle di decenni fa. Aspettate. Potranno essere più, più massivi. Tra virgolette, secondo me, sui server. Quindi avere un, una roba un po' più vicina a un MMO. Eh quello sarebbe incredibile. Scusate, sicuramente so che non ci vedete, ho fatto una roba io oggi... e devo, devo provare a fare questa cosa. Il top sarebbe niente più NPC, quanto eh sarebbe no, bello lì, da lì città è gigante. Sì, ma lì mi viene in mente <ride> quel film. Eh, quello in cui, che era un videogioco in VR okay. in cui c'è dentro. Come con si chiama? HP. No scusate mi sono perso questa cosa perché stavo mettendo a posto la roba. Que Beh, la città... di... No io dicevo visto che eh, la tecnologia si è evoluta con una mappa molto più grossa e con una tecnologia più evoluta tu puoi tenere molti più giocatori su mappa contemporaneamente. Quindi invece che avere massimo 40 giocatori hai massimo 1000 giocatori sulla stessa mappa. Ecco che con 1000 giocatori sulla stessa mappa... Ha solo giocatori? Tuo... No, allora lui diceva poi rilanciava e diceva "E allora solo il popolato solo da giocatori". Popolato <ride> allora... solo da giocatori sarebbe bello, ma io penso che la città di Torn, cioè trovano il modo di farti cadere il server in 10 minuti. Ma sei fuori, no, ma tu hai idea del molto. quantitativo di missili che vengono a no. sparare? Sì, no, infatti cade, cade il server perché no, i no. sovraccarichi di VFX eh, Anche però, se sì. sarebbe stupendo, sarebbe però bello. Però sicuramente il numero di persone su schermo aumenterà. Il schermo su server aumenterà oggi ci permette di fare di più e secondo voi il fatto che hanno eh, acquisito ehm, diciamo la, la, la più grossa Play di Player One, sì, la, la, diciamo la più grossa azienda che abbiamo così di dell'RP no di mod RP server cose è solo perché vogliono andare ovviamente a prendersi quella fetta quindi magari col prossimo saranno a pagamento no quelle mh, come dire, gli asset che metti nei server, no? che adesso li pagavi al modder e loro si sono comprati i modder e così adesso li paghi a loro. Quindi è solo per quello. Secondo voi possono avere un'idea di fare anche qualcosa di loro? RP, mm. <coughs> la vedo Io, dura. Eh. Riguardando questo e eh, ricollegandomi, scusa, ma se magari devi un attimo, stavo riguardando tutti i pezzetti dei social. Eh, sono quasi sicuro come dicevamo prima che metteranno dentro un'interazione con i social di Vice City proprio sì sì ma lì c'è allora questa, que, tipo questa questa è una live di queste due che sono due cantanti e questa è la live addirittura non è un hashtag foto questa è una live con la chat che commenta esatto secondo eh, me sarebbe di... fare delle cose del genere sarebbe divertente perché tu potresti giocare praticamente tra virgolette 24 ore su 24 anche quando non sei davanti al pc eh sì, perché esatto. magari se lì guardi quello che stanno facendo all'interno del gioco sarebbe incredibile sì sarebbe davvero incredibile oppure sì, come esatto. dicevate prima integrare esatto. un social direttamente dentro tra giocatori in maniera sincrona questo questo qua esatto mi viene in mente di più questo ora te ne dirò un'altra nell'obiettivo di fare un, una, una città viva Uh, Un'altra cosa che ha iniziato a fare eh, Fortnite, perché ha iniziato a farlo Fortnite, è coinvolgere personaggi celebri e ospitare dei loro eventi. So fare i concerti all'interno oh, di paesi. Esatto, City. immaginati, ma per eh, lo ora, loro, sono, loro sono rocker, quindi non mi aspetto Justin Bieber, eh, ma potrei aspettarmi di come tali sì, anche, però... anche anche dj eh? dj, DJ comunque... famosi cioè ci sta che ti arriva cioè c'è il social e tu sai che il giorno x allora y se vai in, in quell'arena lì entri dentro e fanno una roba sui server online ti vedi un concerto una... no quello sarebbe incredibile potrebbe eh... anche essere di organizzarle proprio pazzesco e, pe e pensa se fanno la roba del social cioè, tu poi posti sui tuoi social il social di GT, cioè, eh... Potrebbe essere un casino, diventa come un potrebbe essere geniale. Sì. Eh sì, diventa un po' un inception perché in realtà poi devi vedere quanto dentro il gioco il social ti rompe le palle. Cioè, se diventa invasivo, eh, dipende quanto loro. proprio come companion app. Cioè, tu hai il telefono e hai il gioco, e se ti succede qualcosa, ti arrivano delle notifiche. Sul, nel, mentre sei in gioco ti arrivano sulla companion app e eh, ma questi però stiamo parlando di online perché il single player se tu non sei in gioco come fa ad andare avanti no il single player tu eh. stai giocando e dici e mentre io sto giocando in single player il social mi rompe le balle ma se io sto giocando in single player il social non mi dovrebbe rompere le balle se sono connesso ovviamente all'online e tutto sullo schermo del, della play mi rompe le balle sulla companion app se ce l'ho immaginati Fallout sì sì ho capito cosa app. intendi cioè mi arriva un messaggio da qualcuno mi arriva nell'app Companion sul telefono mio mentre sto giocando sì sì ho capito oh, no, guarda potrebbero fare perché eh, eh, già pensi, i social sì, in GTA 5 c'erano eh sì sì ma tra l'altro tu anche in, forse in quelli vecchi premevi un tasto e ti usciva il telefono tu o sì, sì sì ma in questo nell'ultimo c'era proprio il social a parte il social club che poi era quello dei giocatori dove condividevi le foto su, sulla loro piattaforma in internet che aveva il profilo eccetera di Rockstar ma proprio anche all'interno c'era il social sicuramente lo integreranno in, in un altro modo adesso 100% spero che non sia troppo invasivo però. E vedi, queste cose qua, io spero che ti capi, cioè che la, io spero che la gente sia fuori di testa. c'è anche senza un motivo, c'è un ubriacone che inizia a spararti, capito? Ma ci senza motivo, non perché tu gli punti eh... l'arma capito cosa intendo. Secondo me avrai anche tutte quelle opzioni del classico, sai, le fotografie, i video. Che Quello lì è in gioco. Questo è il figlio di Nico Belli. <ride> guardalo, sembra un ispanico ah non lo so è il figlio di Nico secondo me secondo me è lui o di, com'è che si chiamava Tommy. Lance Vance ah Lance Vance <ride> eh no, non lo so veste, comunque Lance guarda per l'online secondo me ragione te e Tenkar faranno la stessa cosa che cazzo glielo fa fare di cambiare no la no, faranno vabbè, migliore milione, no no cioè certo un... ma la struttura però perché... sarà quella Sicuramente. Secondo e secondo voi ci saranno delle beta? No, per me no. No, vogliono, vogliono droppare. Per Fare me un non... evento di lancio clamoroso. Allora io ti dico che questo, che worldwide. XQC, presente chi è? XQC, è uno streamer eh, quello biondino che è andato a kick. Gli è andato una marea di soldi un po' di ah, tempo okay. fa. Ha offerto un milione di dollari a Rockstar per farlo giocare un giorno prima dell'uscita. Solo a lui. Sì, oh, lui so. ne fa il decuplo, però. Eh, cioè, beh, è ovvio, mi è, mica è scemo. <ride> e, allora, e allora loro dicono: prendo il nostro programma, il nostro lead e lo metto lì. Ma infatti, se, ma stream. secondo me. Infatti, io non ho idea perché eh, è passato talmente tanto tempo da quando uscito l'ultimo GTA che non ho idea. Forse Tetanka poi non ero neanche dentro questo mondo come lo sono adesso. No, ma all'epoca tipo... non c'era. Non... E per Red Dead che... invece? che comunque Red Dead è 2018-17 sai che non mi ricordo no mi sa che no 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 è uscito tutto insieme non c'erano non c'era ancora probabilmente eh perché è anche lì sai anzi per... hanno bannato un casino di persone perché alcuni negozi hanno rotto il day one e, e sono state streammate prima sì questo me lo ricordo non sì, credo loro non che danno un cazzo a nessuno mi sa oppure magari Guarda, qualcuno se conoscesse qualcuno in rockstar gli avrei già rotto le palle in vita eh, naturale certo. durante ma chi conosceva il rockstar se n'è andato eh. per migliori, ancora, ancora migliori lidi per quanto voi possiate okay. non, eh, non e di... la mappa invece no. secondo voi quanto c'è sarà una roba tipo allora, oh... la, sarà la roba su cui punteranno io mi ricordo una vecchia dichiarazione di, di rockstar che disse noi vogliamo fare una mappa che corrispondono a una versione in scala di tutti gli Stati Uniti. Questo lo dissero anni e anni fa. Beh, con Red Dead non ho cioè, cioè, non tunnel... Però avere, avere una mappa immensa. Non so se, perché l'avevano detto tempo fa, addirittura che ti sposti con l'aereo, cioè prendi un volo di linea per andare in mappe separate. Magari anche andando in macchina ci puoi andare, a un certo punto arrivi in un travel point e swappi. Però addirittura potrebbero prendere gigantesche mappe, non solo prenderne una mastodontica, ma collegarne più di una, due o tre in punti diversi del, degli stati. Beh, Magari eh, non subito facendo non subito. di dire, sì, sai, ci però... di puoi campare dieci anni appunto. Minchia, anche 20, con quella in roba in lì, anche 20. 20. potevi andare con qualunque tipo di mezzo: cioè acqua, aria. Sì, sì, GTA, in GTA 5 puoi anche rubare gli aerei di linea, sottomarini, Quindi... aerei di linea, tutto puoi usare, tutto eh, allora direi di sì. No, bisogna vedere perché un'altra cosa che mi è venuta in mente è la possibilità nell'online di viaggiare da Los Santos a Vice City con un ipotetico aereo caricamento. eh, non veramente, cioè, il tuo personaggio continua e va a Vice City, rimane sia lo Santos magari rifatta per l'online in una versione nuova, adesso non lo so se la portano, e tengono tutte e due, magari, non lo so. Eh? Eh, magari, magari però useranno i server, non lo so, useranno i server di uno per l'altro, non lo so. Sicuramente eh, però... sarà grossa. Eh, sì, sarà sicuramente, in secondo mondo. me c'entrerà qualcosa. Ah beh, per forza. Anche questa ragazza qua è presa da un video, ne ho, li ho visti è... tutti l'altro giorno, un botto di gente presa. Ah, e ci metteranno dentro il wrestling, quasi sicuramente. Ma secondo me ci sarà qualcosa di management comunque, in cui devi organizzare... organizzare beh, ma vendite. già c'è, già, già nel... No, beh, nel, già nel... in questo, nell'online, tu gestisci delle attività che a in determinati momenti sì, sono pronte devi... per sì, spedire sì. dei carichi... Quindi... Sì, sì, le attività di droga devi aspettare che la lavorano, poi dopo la vai a vendere, no... E tutte cose così che sposti, ci sono mentre la sposti nell'online gli altri giocatori possono assaltarti il tuo convoglio e rubarti la droga già queste ci sono quindi se uno ci pensa ecco un'altra cosa che si è vista anche sembra che sott'acqua sia incredibile perché in un fermo immagine si vedono delfini, squali si vede un botto di roba animali vabbè ce ne saranno un botto sicuramente Ecco, vi posso dire che i fondali marini sono sì, fatti secondo. da un applicativo. Già nel 5. Hanno fatto un, um, una serie di algoritmi che arreda tutto il fondo del mare, perché mi sembrava eccessivo dare agli artisti <ride> il, il carico di disegnare anche tutto, di arredare tutto il fondale. E avevo avuto modo quando ero in accademia su Design di parlare con un'italiana che è stata artista in Rockstar che ci ha spiegato come facevano level design loro nelle mappe e ci ha detto che un contributo importante a tutta la parte acquatica è venuto dal fatto che i programmatori eh, si hanno proposto e poi hanno reso possibile un tool che fosse abbastanza, era parecchio evoluto che andava a arredare il fondale marino capendo la profondità di quanto era dallo zero e, più, e cambiava in base alla profondità e arredava lui, metteva rocce, alghe, tavolate. Senza che gli artisti dovessero anche spennellare alghette sul fondo del mare perché se no impazzivano. Un procedurale? Ma... Uh, sì, una, cioè, in realtà non è una roba che è non è caricata. Cioè tu fai lavorare dentro l'engine questo algoritmo molto complesso e lui arreda il fondale dopodiché gli artisti guardino che non ci siano abrobri e una volta che la roba è lì c'è lì. Cioè un, un tool che fa level design cioè che mm -hmm. va lui a, a costruire il fondale marino senza che intervenga un essere umano perché tanto il fondale marino è facile come sono i coccodrilli di Red Dead 2? ho eh? paura i cocodrilli di Red Dead 2 ti prendono tutti Red Dead 2 al, cioè, gli animali sono, hanno fatto una roba fuori di testa c'è un video che se te lo guardi di Red Dead gli animali si comportano veramente. Cioè, l'aquila picchia e prende il serpente lo grabba se lo porta via è pazzesco, se lasci un cadavere lì arrivano i corvi Ver sì, Red Dead è fuori di testa eh, la Rockstar ci regala sempre delle perle quando si parla di eh, Ricevere denunce per roba che fanno, anche questa storia che dicevi del medico che dice che è colpa dei genitori. Rockstar è famosa per essere dotata di un potente. Ne sbattono le palle. Equipe perché... equip di avvocati che tirano contro chiunque gli venga a dire qualcosa. Famosa è la storia delle denunce della denuncia che presero perché facevano vedere che si potevano boiare ah, gli animali. Sì, e sì. allora loro eh, andarono molto più. dissero: Avete ragione. Gli animali veri, noi ci teniamo molto al fatto che gli animali veri vengano rispettati. La gente deve capire che non è un gioco ammazzare, scuoiare un animale. E allora aggiunsero le animazioni in cui tu vedi proprio che scuoia l'animale, che è una roba molto forte, ma è stato il loro modo di rispondere a chi li accusava del fatto che si avessero gli sì, animali. Davano il senso: Hai ragione, la pelle e lo faccio vedere, ti sì. faccio, prima prendevi la pelle e ti faccio vedere come si scuoia. È la loro risposta. Non perché ci, ci vogliamo accanire. E ce la siamo dovuta quello, subire praticamente: tipo su 200 ore di gioco, 30 di animazione di scoiata degli animali Anche per, per quello. Colpa però di ti è chiaro che non è una roba dell'animazione <ride> <ride> di scoiata degli animali di Red Dead. Buttate via. No, però sì, loro, vabbè, su quello se ne fregano. Ma a prescindere, sanno già anche, sa, tipo appunto. La, diciamo la merda mediatica che gli arriva addosso per le cose che fanno. Cioè, come questa. Ah, si spara ai poliziotti. cioè in tutti i giochi si spara praticamente ai poliziotti. Io adesso non ho avuto il BLM, però sicuramente la Rockstar è inglese e dice va bene. È un videogioco. Sono affari vostri. Parlate con i nostri avvocati, più o meno quello che dicono sempre. Quindi mappa enorme. E l'online, sicuramente, vabbè, lo giocheremo tutti. forse non so, Nick, perché magari Nick non è, ma io lo giocherò sicuramente. Il problema è che l'online di questo passo uscita da tre anni. Perché se il gioco esce tra due. No, l'online di solito se lo fa uscire un mese e due mesi dopo. Dal lancio del single player, almeno con Red Dead e GTA fece così. Credo anche perché si stabilizzi no, dà anche il tempo, tempo sì, bravo, e poi dà il tempo anche di giocarlo più che altro ma anche perché se aprono online al day one non funzionerà mai esplodono no. i server cioè, <ride> Blizzard ci ha dimostrato più volte, loro si accaniscono day, day one i server detonano sono riusciti ecco. a, a non farmi giocare la remastered di Diablo 2 day one I server. Sì. i server sì. sono sì. progettati per il flusso di utenza media che è quello che rimane dopo i, le prime due settimane. Quindi le prime due settimane fanno dei picchi, non gli interessa neanche avere i server che non crashano le prime due settimane. Un tera di lo spazio, sai. dici Mirko? Non lo so. Un tera no? mi sembra eccessivo, no, no in generale. Troppo... Saranno tanti. quant'è quant cyberpunk Sa... 130, ma 150. Per me sì, magari saranno 200 giga. No, magari no, sono 250, dire. ma... E secondo voi per chiudere, perché c'è cioè per chiudere, più o meno possiamo, così poi chiudiamo il discorso e andiamo avanti ancora un po'. Ma secondo voi eh, come l'online questo vi voglio chiedere: cioè sarà, non so se avete visto ultimamente che ha fatto l'abbonamento. Rockstar perché è un po' che non lo, magari non lo seguite, ma ultimamente Rockstar ha fatto un abbonamento in GTA 5 che si chiama GTA Plus, che costa 10 euro al mese. E non ti serve per giocare online, ma ti permette di accedere, oltre ad avere varie ricompense classiche, no? tipo season pass, diciamo così. Sì, faranno un season pass. Ma ha, un, ha messo, cioè ha fatto proprio un po' una bastardata e ha tolto per dire alcuni articoli, li ha messi nel negozio degli iscritti. Tipo la moto volante, esempio cazzuto. Prima la potevi comprare, no? Tutte le cose tu le potevi comprare in game normalmente. Prima, adesso invece hanno tolto le cose OP e le hanno messe nel negozio di degli abbonati. Quindi, solo chi spende i 10 euro, molto Star Citizen come cosa, può comprare quella roba lì. Eh, ma se poi io non pago più 10 euro, la perdo? No, e allora no, no. sì, ci sta. Una di mezzo, ti do i 10 euro, mi compro quello che devo tutto in un colpo e poi non te li do più. Boh. Uh, sì, Io ehm, della monetizzazione ho me... un po' paura. Eh, quella è una, è una cosa Rockstar che un non po' è mi fa paura. No, Rockstar non è Blizzard, adesso sono cattivo. Questo ehm. è vero, eh, però... eh, secondo me faranno una roba che comunque eh, sarà al passo coi tempi e non sarà esagerata. Ci sarà un season pass: si, sì. tu paghi 10 euro ti do più roba, va bene, ma va bene. Con... Cioè... Ci sta. E, magari, e io spero che non facciano la cazzata che hanno fatto con Red Dead di fare quella doppia moneta con l'oro i soldi normali per diversificare le cose cioè preferisco GTA 5 che mi dici ci sono i dollari se vuoi comprarti ti compri i dollari non che poi in gioco come in Red Dead nell'online ti trovi no questo vestito lo puoi comprare ma solo con sette lingotti di oro però quello invece lo puoi comprare con i soldi che hai guadagnato in game questo solo no, con no. l'oro quello ho capito grazie fra per gli abbonamenti troppo gentile a macchino e a nemega grazie mille red dead son 120 gta 5 c 250 tutti <coughs> rockstar non è blitz <ride> la blizzard fino all'acquisto microsoft non so se avete sentito questa qua è una cosa che dico così non so se avete sentito c'è stata una conferma di microsoft da pochissimo due giorni che ha detto che ora vuole eh, ufficialmente riprendere in mano tutte le ip di blizzard e rivamparle quindi si vedrà un revamp di heroes of the storm che era stato abbandonato e si vedrà un revamp di alcune cose. Quindi eh, quello sarebbe ca carino anche perché Microsoft non era un mob già duro. fatto. Ma che si è trovato un mob già fatto e ha detto: Non ho ben capito perché l'avete tirato nel cestino, però qualcosa ci faremo. E beh, beh, questo, è mi... anche intelligente. Voglio dirti. ti sei comprato l'azienda, tanto vale sì, provare speso a una cifra fuori da Anche via. sui brand che sono morti, hanno fatto morire, tu dici: Ci proviamo. Cioè... Mi sembra giusta come, sì, sì. come idea. Alla vi fine, dico, Ciao, vi Max. dico un'ultima un roba che è invece proprio da eh, membro del settore di, di, dello sviluppo. Quando Red Dead è uscito, eh, io già ero uh, uno sviluppatore alle prime armi. Nel settore ha fatto un grandissimo scalpore, ma per la tecnologia. Nel senso che, quando Red Dead Redemption è uscito, ha fatto con la luce cose che non si erano ancora viste che poi con l'RTX ci siamo abituati, ma quando il ray tracing, se non erro, ancora non c'era o era appena uscito, loro, tu camminavi nel bosco e avevi la luce filtrante tra sì, gli alberi quello lo hanno programmato loro ed era un'anticipazione dell'RTX, c'erano il ray tracing prima del ray tracing, quindi eh, a livello di GT5 è una roba più prettamente per chi lavora nel campo dello sviluppo. Ci si aspetta anche lì della tecnologia che prima non c'era. Non so dirvi in che per ambito, X, perché loro... X. Però loro registrano brevetti anche per GTA 6, adesso tra un po' vedrete che ancora non se ne parla, ma vedrete che tra un po' arriverà questa notizia. Questi sono i 380 brevetti registrati per GTA 6 e sono brevetti di tecnologie informatiche che sviluppano ad hoc e che poi diventano eh, di uso più comune. Quindi anche da lì un titolo come questo porta per, il, per chi sviluppa nel settore della tecnologia nuova. Però allora vedi che alla fine, se vuoi, puoi innovare. Sì, è, è un po' come dire che chi. L'innovazione si fa dove stanno i soldi worldwide. Quindi, per come esempio, il mondo, quello che sono per esempio i nostri microonde, venivano dallo sviluppo militare, allo, perché lì ci stanno tanti soldi. Allo stesso modo, le case di sviluppo di punta sono quelle che hanno i soldi per sviluppare nuove tecnologie che poi anche chi sviluppa con meno soldi può adoperare o meno a seconda poi ci sono brevetti va bene però è, è roba che porta avanti alza l'asticella a livello tecnologico quindi magari sono robe robe piccole okay. eh, cyberpunk eh, ha brevettato un algoritmo per il, la gestione dei liquidi per cui se c'è un npc che ha un bicchiere in mano inclini il bicchiere e il liquido si sposta quella roba lì prima non esisteva. Non l'aveva mai fatta nessuno perché ci volevano. Cioè, loro l'hanno fatto funzionare e non porta via le risorse che porterebbe via normalmente. Normalmente la gente non lo fa perché eh, ti porta via metà del, della RAM disponibile, della video RAM disponibile totale. Hanno fatto un algoritmo che lo fa senza distruggere le schede grafiche e fondere i PC. E quindi quella tecnologia lì è diventata una tecnologia che prima non c'era. Eh, di avere si tratta engine, tutto, i, si tratta i tutto liquidi di dinamici alla fine è si è tratta una roba roba che, di quello che non te ne rendi conto cioè, tu ci no gioco, poi vabbè ci sei figata, eh, però, che cazzo se ne accorge eh, la tecnologia va avanti anche grazie alle grandi società che investono tanti soldi in ricerca e sviluppo quindi anche dal mio punto di vista sono molto molto curioso di vedere quello che porterà poi Vabbè, quello sicuramente anch'io sono curiosissimo di vedere ma questa scena qui credo che sia la più mh, quella davvero dove ti rendi conto che c'è qualcosa di fuori di testa basta guardare il comportamento di ogni NPC sulla spiaggia tipo il tizio che fotografa il culo, esattamente il primo che ho visto e <ride> <il video. ride> sì. dove, dove dove questo a destra sul, sul bagnasciuga a destra dove c'è la freccia non so se la vedi Ah C'è cioè, lui sdraiato visto, col cellulare che sdraiato, fotografa la tipa 90. Con lì sta fotografando, sì, la tizia è intiposa. Un altro a sinistra, uguale, identico. Ah, questo qui che no, questo sta spammando l'olio. C'ha ah, cioè, lo spruzzino in mano. Infatti guarda lei che è lucida, perché ha l'olio sopra. Cioè, queste sono finezze. Questo è sembra ma... il gioco che c'era una volta quando dovevi trovare tutte le quelle immagini piene eh, con anche questa diversi. roba qua questo è fatto in engine quindi non sappiamo se è mega fluido perché ci sono solo persone in questa scena nell'engine in questo momento però è una folla impressionante è impressionante C'era un video se... che non è una cinematica fatta con, un, con cinema poi se, lo, Digno, guardi, se lo guardi se lo guardi bene in profondità si vede che è messa cioè, sembra fatta ad hoc, ovviamente, no? Sì, se guardi, diet cioè, se guardi, se guardi qua dietro e certo qua, bravo, fino a un certo punto. Infatti per no? questo ti dico, non sappiamo se... Eh, poi però la città è deserta e allora hanno potuto mettere tutti questi NPC qua senza che avessero cali di prestazione. Certo. Mancano anche due anni di sviluppo, quindi magari non c'è polish. Però una volta che hai è... Tutto, è incredibile la farlo, diversità però. di vestiti, di proprio anche di... E i lineamenti, la filiforma delle di tutto proprio, quello più grasso, quello più magro, questi due qua che si fanno la foto, il selfie, il co la, la cosa di Baywatch con la roba aperta, qua i bagnini, cioè è pazzesca sta roba. E la prima cosa che ti viene in mente è, minchia, pensa a tirarli tutti sotto in macchina. <ride> sai che delirio viene fuori lì. Sì, era, era veramente GTA e a un certo punto in questa scena entrava un tizio con un carro armato, però... Ecco quello che dice Fiammo adesso è un altro, eh, credo che sia, il, il, eh, infatti io penso che prenderò, spero che esca con la Play Pro perché prenderò quella se dovesse uscire, cioè i 30-60 fps, cioè io a 30 non riesco più a giocare quindi spero che eh, giri in una maniera decente e che non vada a 30 fps perché sarebbe veramente per me un problema. Cioè veramente veramente un problema e si perderebbe anche. Cioè sarebbe un peccato per me non avere quella fluidità, quella pulizia, quella pulizia dei, dei 60. Forse sulle console farà fatica. Dipende poi se attiverai o non attiverai Ray Tracing. Loro tutte quelle robe là come lo ottimizzano. Rockstar è brava. Dopo che è uscito Red Dead sulla Play 4 e girava così potrebbe fare di tutto. Sì, Però... Esatto, sono per dirti. Guarda, che dicono 2025. C'è cioè caso che tra sei mesi il gioco è finito, e poi c'è un anno e mezzo di polish per farlo girare. Che non è neanche tanto, eh? perché c'è anche tutto il test. Perché con così tante variabili, rompere un gioco è molto facile. Quindi, ci sta che sia quasi finito effettivamente il gioco. Ci dicono 2025 perché c'è un anno e mezzo di test e di polish per sì, le prestazioni. Effettivamente ci sta. E... Quindi sì, eh, grandi aspettative, eh, Rockstar non ha mai deluso, è un periodo in cui invece tanti... Siamo sparati perché... da prima ora e venti proprio. Da grandi aspettative derivano... Grandi responsabilità, anche perché Rockstar è un uno degli ultimi che ancora sì, bravo. non ha sbagliato. È uno degli ultimi che, sì, che ancora non ha sbagliato, vero. No, è più che poi che continua sempre grazie ai soldi che si fanno, però... Che nel bene o nel male quando esce un titolo Rockstar hai sempre quella curiosità di entrare a vedere perché sai che sarà un'avventura incredibile. Cioè, Dal punto di vista lavorativo fare. io vi posso dire che Rockstar ha delle aspettative altissime, nel senso che eh, le offerte di lavoro di Rockstar io non le, non le posso più avvicinarmi neanche con un palo di 15 metri, ma anche eh, qualora io lavorassi per Ubisoft e fossi un lead, Uh, Rockstar mi farebbe due mesi tre mesi di, di, di test e, e, e colloqui E magari non mi prenderebbe come un lead Mi prenderebbe come un gradino sotto Come senior E poi se vado bene allora mi cioè anche loro internamente sono molto rigidi, hanno delle aspettative molto alte nei confronti di chi assumono, perché vogliono mantenere un, una policy per cui vogliono mantenere un livello molto alto. Basta guardare quindi, la qualità dei prodotti che due spanne soprattutto gli altri. Proprio per quello, quindi dicevo, in virtù del fatto che ancora oggi hanno quelle aspettative... Eh... Spero che poi il gioco renda giustizia a questa, a questa pretesa. E invece quello che dice Mirko, filo che dice: Il guadagno delle aziende sviluppatrici di giochi arrivano anche quindi dalle vendite di nuovi algoritmi introdotti nei giochi. Recuperandole mm -hmm. con i brevetti e cose. O lo fanno per tutelarsi, e... lo fanno più per tutelarsi, eh, sono anche. Eh, c'è molto. In realtà c'è molta solidarietà nel campo dello sviluppo, per cui. C'è caso che se tu sei in una piccola casa indie e gli chiedi di poterlo usare, ti diano il permesso o ti diano l'uso del brevetto per due spicci. Eh, lo brevettano per evitare magari che il giorno dopo sia su Fortnite. No, allora magari a Epic gli richiedono i soldi. Eh beh, certo. Eh, detto questo, eh, loro hanno il loro engine, che è un brevetto, e quindi i brevetti sono le nuove cose che loro mettono magari sono figlie del, del loro engine quello sì è un brevetto perché vabbè, per certo. sviluppare un engine ci vuole una montagna di soldi e... alcuni lo vendono alcune società grosse vendono il loro engine cioè tu puoi ora non è il caso di rage ma no vabbè puoi forse... appunto stare a dire la per esempio. ha preso il cry engine ha preso il cry engine eh, c'è chi eh, rende disponibile il proprio engine e quindi i brevetti nuovi sono disponibili per chi compra il nostro engine eh, Rockstar cosa richiede per poter lavorare con loro? è una bella domanda vuole tanta esperienza e vuole esperienza nel AAA quindi io non ho esperienza nel tripla non posso andare da Rockstar e dire mi assumi deve assumermi Ubisoft deve assumermi Yay deve assumermi tanti altri che lavorano nel tripla partner a posto e con, um, con il tempo uh, cioè una volta che riesci a entrare nel tripla per noi sviluppatori poi anche gli altri ti vogliono perché se vai a, io in questo periodo tra l'altro sto, sto cercando guardandomi intorno quindi vedo tante offerte chi lavora nel tripla spesso vuole tanta gente vuole gente che ha già lavorato nel tripla e lì infatti esce la famosa domanda ma se io non lavoro se eh, fai quello, quello che ti stavo chiedendo la faccia, ma come boh, fai? <ride> la risposta è boh in realtà loro hanno, quando cercano profili più giovani, li prendono anche da chi ha già lavorato ma non nel AAA. Quindi, se, se Rockstar mettesse fuori un'offerta junior game designer, mi candiderei io, che non sono un junior. Però se mi prende Rockstar, ho lavorato nel AAA poi X anni e quindi mi posso rivendere ovunque perché ho l'esperienza sulle produzioni più, più grosse. È un po' come dire. Eh, sei nel cinema e poi lavori a Hollywood. Dove Bravo, la sera, Hollywood. tu devi andare eh. alla Kojima Production film. Ho, ho fatto la play! L'ho eh. fatto la play, a parte che è stato molto divertente perché eh, c'è cioè la play in, in inglese. E la play in kanji. Faccio la play in inglese, arrivo in fondo e mi dice: Per concludere la play, devi rispondere a un questionario di 10 domande. Perfetto, vai al questionario. Tutte in giapponese le domande. Forza <ride> No, scusa, ancora meglio, le domande sono in inglese. Le risposte in kanji. Quindi, io. Eh, qual è la tua conoscenza del giapponese? Clicco, menu a tendina, solo kanji. E non quindi... potevo evidenziarle Quindi, non potevo neanche buttarle in translate Ma devi, Magari ho anche detto che ero saper... madrelingua giapponese. Devi per non forza so. saperlo. Eh, no, 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 puoi anche parlare in ah, inglese, puoi anche parlare in inglese. Okay, okay. Secondo me l'ha fatto Kojima quel, quel test. No, era direttamente lui c'è caso che, un caso che sia un, un errore perché chi l'ha tradotto c'è chi... caso più probabilmente che chi l'ha tradotto non abbia pigiato sul perché tu vedi il menù a tendina vuoto quando premi vedi le risposte se tu l'hai tradotto e l'hai fatto un po' di fretta eh, traduci le frasi ma non clicchi quindi non vedi le risposte in più che si aprono quindi hai tradotto in inglese quello ma non hai tradotto comunque no, no, non mi sembra mi sia neanche arrivata la mail per dirmi di andare a cagare Ah ok, Mentre invece <ride> mi ha risposto... Eh, chi è che mi ha risposto? Mi ha risposto Blizzard dicendomi di andare a cagare. Ah, no. Eh, no, che poi loro sono super polite. Ti dicono, Hai un... abbiamo visto il tuo CV, è un buon CV, ma attualmente non corrisponde a quello che stiamo cercando noi. Vabbè. Però ti dicono anche darci l'autorizzazione, c'è sempre in moltissime grandi company c'è un link che tu clicchi che gli dai l'autorizzazione a uh, salvare il tuo profilo nel sistema, per cui... Così qualora avessero bisogno non... di un profilo come il tuo, potrebbero... Tu Cosima Production tu puoi fare Apply, ma se non hai lavorato nel, nel mercato asiatico, non... non ti prendono neanche in considerazione, perché me... io ho avuto eh, poche... pochi racconti di chi ha lavorato in quel mercato lì, in cui tra l'altro ci sono anche degli italiani che sono molto... stranamente gli italiani sono molto quotati. Non so bene per quale motivo, ma ci sono tanti italiani. Cioè, penso sia gli stranieri, la maggioranza di stranieri nelle case di sviluppo orientali siano italiani. Però eh, hanno proprio un altro modo di lavorare completamente. Perché una cosa che mi è rimasta impressa, che mi hanno raccontato, è che i giapponesi non dicono di no sul lavoro. Non esiste il no. Questa cosa ti piace? E hai visto la feature che ho sviluppato? Ti piace? Sì. Sì. oh sì. Sono un no e un sì. Non esiste il no. Quindi già devi cambiare completamente modo di pensare. Perché devi riuscire a capire quando ti stanno dicendo di no dicendoti di sì e quando ti stanno dicendo di sì dicendoti di sì. In particolare. Poi... E questa è una cosa che mi è rimasta impressa, però ci sono tanti modi, c'è cioè proprio un modo diverso di lavorare. Quindi mi hanno detto: Vuoi andare a lavorare da Kojima? Sì, ci sta, puoi farcela. Inizia a fare a play a Konami, a, come Junior, in tutte le, 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 le sottocase. Poi, se sei un, col, un pezzo da 90, allora c'è caso che sai un po' di giapponese e eh, vivi già magari a Tokyo. Io allora ho magari... fatto 13. Va bene, dai ragazzi, passiamo quest'ultima mezz'ora a dare i nostri, le nostre previsioni sui, sui TGA che ci saranno praticamente a breve, anche se io sicuramente non li seguirò in piedi perché sono troppo tardi e durano troppo. E poi domani, domani magari domani ci ricommentiamo. Allora, partiamo dal fondo. Dal fondo vuoi partire, bravo. sto facendo allora... qualcosa, yes. allora, <ride> sì, però, best sports dico... event. Questa gli, ultimi, ve, gli ultimi ve li dico io: best sports event. Se seguite eh. un qualche videogioco, se giocate a qualche videogioco che ha gli sports, il miglior best Sports event è quello del gioco che giocate voi, perché degli altri non vi frega un cazzo. Perfetto. Il coach non ce ne frega un cazzo. Non ce ne frega un cazzo. Del team, noi li vogliamo benissimo, i team e sports, proprio tanto, infatti, li salteremo. Va bene, i sports game. Ma quanti sono degli sports? Scusa, quanti Beh, sports game, i sports game si può fare, nel senso sono videogiochi che hanno gli sport. Allora, vediamo Overwatch, I sports stai, guarda, game. Vabbè. Eh, vedi, League of Legends... Non player. ne gioco uno io, mai aperto neanche un solo bah, allora... pubblico aperto e basta. No mobile, no, mobile no. I voti sono chiusi, quindi il nostro parere come sempre non conta un cazzo. Eh, ma oltre a questo, voi cosa scegliereste tra questi? Eh, okay. Valorant perché ci gioco? Però, no? Ok, eh, <ride> no, è quello no, che diceva Filo. A League, League of Legends perché ci ho giocato. Nick, non ho giocato a nulla di questo e neanche e... Io. Sono proprio giochi che con me non c'entrano. no è vero. Cioè, LOL, no, no. Valorant, mi... allora, di Valorant io conosco fai conto la, 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 la fase artistica perché mi sono piaciuti i video che hanno fatto di musica e quindi sacro, voti lui <ride> e basta quindi voterei Valorant perché anch'io voto Valorant film, come vedete... per l'anti-cheat anti cheat la, la, la... c'è sì. un gran dominio Valve Riot assolutamente tra l'altro la casa produttrice di PUBG sta facendo, sta lavorando a due cose: un looter shooter estrazione nuovo che sarà il seguito. PUBG E un nuovo gioco super realistico. Sono visti un paio di video come The Sims. C'è un nuovo The Sims, però più serio: cioè più reale. E un meno un cazzone. Second un, sì, un Second Life, ma super realistico. Sono visti delle immagini che sono pazzesche. Va bene, quindi qui ha vinto. che Mario. Dota sia ancora qua. Sì, mai giocato niente di che. Quindi o ha vinto. Allora, aspetta, però, che da qualche parte ci dobbiamo segnare. Se no, cosa lo facciamo? Facciamo un po' di polemica. Abbiamo tanto, ce li ricordiamo. Allora, Content segno, Creator of problema. the Year. Questo è il Content Creator of the Year. Secondo me è importante. Non lo votiamo. No, questo invece è importante. Most Anticipated Game. Questa è una bella categoria. Vai. Allora, Final Fantasy 7 rebirth eight 2 like a Dragon, Star Wars o Tekken 8. Allora, partiamo sempre da destra a sinistra. Filo Star Wars Outlaw. Star Wars Tanker. Dico anch'io Star Wars. Nel mio cuore va sempre verso guerre stellari. Quindi. Nick. io ho un amico che sta lavorando su questo gioco tra l'altro un il, compagno il, di accademia dice appunto che, che ha dimostrato e ha illustrato di, di, appunto di, di avere una, una potenza mediatica Final Fantasy 7 Hades e Tekken secondo me mh, troppo anche quasi sì. cioè, metti un, un Star Wars Dopo che ho fatto vedere un video come quello teaser che hanno, che hanno lasciato, secondo me vince a mani basse perché l'universo ad oggi di Star Wars attira così tanti fan che ha voglia. Sì, sì, anche e secondo me. Ovviamente dalla, dalla bellezza poi del gioco, eh? No, no, ma... quello sì è proprio la, la questione del, di quello che si porta dietro, no? del bacino di utenza sì, e tutto. Anche secondo me, ma più che anche secondo me, è anche quello che interessa di più a me. Eh, visti questi, questi giochi, qua cioè, se questo fosse il 2024, spero che passi in fretta. Insomma, <ride> tutto, tutto, Comunque, diciamo che ha vinto Star Wars. Eh, poi la nomination, è meglio che ce le teniamo allora. Siamo andati qua Best adaptation, vabbè, questa la vincerà. Lo sappiamo già chi dai, la Storas. Immagino, la Us. Cos'è che c'è Super guarda Mario? Che anche, guarda che anche Super Mario eh? ha avuto Hanno il suo fatto... successo. Non lo so. Aspetta. Hanno fatto un film su Gran Turismo. Non è, sì, dovrebbe uscire sì. o è uscito già? Boh. Non allora, ho io ho guardato un pezzetto di Castelvania, ne sono uscito a me proprio non è piaciuto like, like, ma perché sì. non mi piace quel tipo di animazione. proprio, è una cosa che non non, non mi e piace comunque se mi dicessero puoi vedere il due, il seguito di uno solo di queste cose gli direi The Last of Us cioè sì, del... vabbè sì non ho, visto, non ho visto The Last of Us, com'è? L'avete visto? Mol, no, molto non l'ho visto, molto bello. è molto bello però ho visto Super Mario io non Anche ho visto per mare molto il molto bello. Proprio. A me zero. è piaciuto un sacco. Per quanto sia proprio velocissimo come film, è piaciuto. Per me niente, eh... dico della ma perché lo devo dire, ma io non ho visto niente, giuro, zero, proprio Beh, guardalo, te lo The Last of Us". Non lo so, a me sinceramente Pietro Pasquale non Guarda la puntata migliore è quella in cui non c'è lui. Secondo ecco me. vedi Quindi... <ride> no 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 lui è bravo eh. no Attura no ma lui a me piace come attore ma io eh, lo dicevo eh. sono due cose che non me lo fanno vedere gli attori cioè io non riesco a, a vedere Ellie in lei e Joy in lui e a me quella roba lì per me è... boh, non lo so però vi prometto che ci quando... farò uno sforzo è un po' come quando guardi il film dopo aver letto il libro eh sì l'effetto è quello tu te lo sei immaginato in un modo, poi dopo il film lo fanno, non c'entra un cazzo con quello che ti sei immaginato e dici vabbè un po' ma deluso. Eh, però qui dice fedelmente e autenticamente, eh. Quindi il discorso di Stray di per sé eh, regge. A me non è io dispiaciuto Super Mario. Ci sta. Voi, vuoi vuoi The last of Us? Tencare della Stovass? Tankare il filo? Ok. Sì. E io qua mi vorrei astenere perché non ho visto neanche uno. Che non... vincerebbe comunque della stovasta Sì, tanto vince della stovasta poche chiacchiere allora adaptation best multiplayer attenzione eh. attenzione non ne ho giocato uno perfetto Vabbè, vai grazie Posto questo via io butto dentro Street Fighter 6 sai vai. così ci sta ma anch'io lo voto perché guardi comunque... elli scusate perché lì e invece non è nei miei radar cos'è è uscì, è quel quello... gioco copiato da Gang Beast infatti, copiatissimo da Gang Beast lui. no anch'io voto Street Fighter perché secondo me nonostante non sono una, una, cioè un, un, un giocatore di picchiaduro però ho avuto una bella idea quest'anno secondo me, è un po' come si dice pisciato fuori dal vaso cioè l'hub, la cosa che ti crei il, il tuo eroe chiamiamolo questo, non so come il tuo guerriero, quelle robe lì carino Neanche io ho avuto quel guarda, diavolo guarda, per l'amor di Dio Il Fighter 6 ha una yeah. uh, cosa incredibile, ovvero l'accessibilità, perché uh, ti propone tre stili di gioco, anche se non sei, se non sai tutte le mosse, puoi giocarlo con lo stile, diciamo, quello più nato ah. e, e ci ho vinto anche un bel po' di partite online. Quindi è, è perfetto per tutti. È chiaro che se becchi uno forte ti, ti scassa, però... E Ma però non... questa cosa qua riequilibri anche noi nabbi a, a divertirsi. Perché, sennò di solito Penso. prendi sberle a destra e sì, sinistra Sì, perché il problema di quei giochi lì è anche questo: c'è un bacino che ne sa talmente tanto che, che ti cioè, devasta, maniera un certo. po' forte all'entrata. Calcio calcio pugno pugno. Beh, best multiplayer, quindi, come sono le votazioni? Ma per me è Street per Fighter, questo... sono d'accordo con Pure te. Per me e io voto Baldur's Gate perché non posso votare altrimenti ah perché, perché dove c'è il Baldur's Vado. Gate di default si sì, ci no, sta no perché io di questi ho giocato Baldur's Gate, eh, Super Mario Diablo non ancora anche se vorrei eh, ma non volevo <ride> dargli 70 <ride> pigna a Day One più tutte le altre monetizzazioni wow, e quindi Parti Animos vincerà lui Nick no, qua Party Animos no. Qua è, secondo me, una bella lotta comunque tra Diablo e Street Fighter. Diablo bisogna vedere se conta l'uscita o come sta andando poi. Beh, ma quindi chi me chi scrivo io? Eh, Street no, Fighter. Sì, scrivi Street Fighter. Il nostro è voci, Street Fighter. Per forza. Comunque è ora. No, vabbè, lo dirò alla fine. Dirò alla fine. Bravo. Tienilo per la Allora, best... Vabbè, Racing qua proprio per me. Racing. Io qua non... Allora, cosa devo fare? Perché... Ah eh, no, scusate, sports sports sport racing, perché c'è anche FIFA, infatti che cazzo c'entra? Sport mm. racing. Qua proprio io. Io voto FIFA, cioè l'unico gioco di calcio, perché le corse proprio non... Uh... Zero allora, Otwils e Lisch sono i miei ex... sono i miei ex colleghi. Quindi, tolto quello, perché io ho co FIFA. Eh? Eh sì, e Milestone, outwills, sì. Otwils, eh? Eh, e due voto Secret. Hot Wheels per il cuore no, no io Forza Motorsport perché è il gioco d'automobili secondo me più accessibile più, più arcade quindi Far uno Far Forza Far Motorsport Hot Wheels, io FIFA Tanker eh, allora tra tutti ho giocato di più a, a FIFA e ci sto ancora giocando però sono d'accordo sull'accessibilità di Forza Motorsport quindi dato che sono un gran fan dell'accessibilità voto anch'io Forza Motorsport perfetto allora ha vinto Perché Forza Motorsport è l'unico che cioè, è proprio cacciarone se ci giochi con gli amici puoi giocarlo lo Serium puoi anche andare con gli amici in giro per le campagne inglesi Alla sfondando fienili <ride> con le Lamborghini quindi. ok poi vabbè Strategy Sim Qua abbiamo anche questo mio, eh, mio, mio grande, genere. oh no, la sera, impazzisce allora. Qui eh, io proprio zero zero di zero, ma so che City Skyline 2 è in condizioni pietose, <ride> Il lancio disastroso, e anche Company of Hero 3. Ho visto che non, è, non ha fatto proprio una bellissima figura. Ma questa è proprio una categoria. Che io salterei. Perché... E Io vi devo dire cosa voto. Ho votato Pikmin perché ho giocato uno di quelli precedenti ed era divertente. Ma ok. L'unica roba che posso dirvi. Cioè... Non conosco no, gli altri. Uno. Io ho giocato a City Skylines 2. Non no, li conosco molto. È... E ammetto che non mi è dispiaciuto, ma sei riuscito a farlo girare senza problemi. Eh, no ho messo tutto al minimo ah ok 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 sì, sì, però okay. il gioco ti è piaciuto? il Le... gioco mi vabbè ma io sono un fan di Sin City proprio dal ah, primo vabbè. quindi que... questo è parecchio più complicato e carino insomma però cioè tra tutti sì, ok quindi cosa abbiamo, fa... cosa abbiamo detto qua abbiamo questa categoria vabbè City Skyline eh beh, non so, ho avuto anche City Skyline perché no, io ho avuto compagnose, O oh, Firo. Via. Non so un cazzo, alla fine la, questo qua lo saltiamo, Sì, non bravo. Lo questo ah, non lo votiamo perché non, non ci interessa. Possiamo fare un pull. Best Family. Eh beh, questo lo saltiamo. <ride> no, non lo so, ditemi voi. Qua c'è Sonic, Super mi Mario, hanno detto grandissime cose di Disney del gioco della Disney. Non zero proprio. Manco sapevo fosse uscito. No, neanche io. La mia ragazza mi ha detto questo gioco della Disney. Abbiamo guardato dei trailer e abbiamo detto: eh, potremmo... ci ha ispirato. No, Io qua Party voto votato o ha pagato, non lo conoscevo, è in tutte le categorie. Voto Sonic. Per questione di cuore, non perché. Io sì. l'unico che ho giocato è Super Mario. Ok, quindi, <ride> quindi Super Mario. Eh, anch'io Mario Sony nel senso, so. Nick Super Beh, Mario anch'io dico dai eh, per la Family Super Mario. Eh, allora Mario dai ha vinto qua Family tanto vincerà lui eh cazzo vuoi che ah, vince eh. ma anche è che eh. non, ho, non ho visto questo Disney Illusion Island neanch'io l'ho visto non, non sapevo neanche che fosse rovio. uscito vi dico la verità allora eh, poi siamo best, best Fighting e eh, qua se ne combattono un po eh, eh ci sarà Mortal Kombat 1 infatti Tanker l'hai provato Mortal Kombat eh? Sì sì ho recensito entrambi e tra... eh... che allora, che Mortal Kombat ha un, pro... ha un problema per me non per... vabbè a parte l'accessibilità di Street Fighter che per me lo rende incredibile Tot. perché lo puoi giocare a qualsiasi livello, Mortal Kombat l'ho sempre ritenuto per quanto li abbia giocati tutti e ho addirittura ancora le scatole dei primi due con i dischetti è troppo legnoso rispetto a mm. Street Fighter è più eh, non so come dire, fresco, eh, non solo fresco. Eh, la Mortal Kombat tende a essere più realistico. Quindi l'ho sempre trovato un po' più spigoloso rispetto a Street Fighter è che è più lo... arcade. Forse da un po' più, no, Street Fighter è più arcade. E eh, appunto tra dico due. Street Fighter che è più arcade, lo trovi più veloce, un po' più eh, easy. Sì. Quindi Ma tra i due preferisci Dinamico Street Fighter. Sì, è più dinamico. Però eh, Mortal Kombat fai delle robe quando eh, fai dei colpi, vedi proprio tipo le ossa che si rompono, quindi ti gasa. Ti sì, è spettacolare. Tutto, Mortal però, Kombat, però tra i due street fighter, 6. In ok. Street fighter, dico anch'io street fighter filo. Io non, non, non riesco a giocare ai fighting game. Ma ah, neanche io, oscuri. quindi ho votato completamente per il cuore ah, della Allora, Street Fighter anch'io, per la storia dell'accessibilità, perché. Eh, io di cuore Mortal Kombat. Poi vi okay. racconterò un aneddoto sui fighting game alla fine di questo video. Ok, quindi qua vince Street Fighter. Let's Fighting RPG. No, qua, eh. <ride> attenzione qua è. Eh, saltalo. Eh. Salta, cioè, cioè se non glielo danno. Io volevo votare. Il prossimo Starfield. anno non ci sono i, team, i Ma io i, posso, i, volevo, i, volevo votare Starfish. Scusa, RPG. <ride> però c'è anche Sio Stars che è, è davvero una gran chicca. però Baldus Scultore eh, è veramente ragazzi. il gioco di ruolo. cioè, È un gioco di ruolo, probabilmente, il migliore degli ultimi boh, 10-15 anni. Oh, oh, no, proprio... dire di se... Io non lo so, eh, perché... ma dire di sempre. Secondo voi è troppo azzardato? o Potrebbe, se dici dell'RPG classico, sì, cioè proprio il gioco di ruolo, non l'RPG. È, di... è un gioco è... di ruolo, è un eh. gioco di ruolo, eh. Eh, Io non ho giocato, eh. ho solamente visto alcune linearche, sì, anch'io infatti, chiedo ad oggi. Eh, non c'è ancora niente. io devo essere, ah, devo essere onesto se non danno questa statuina qua a Baldur's Gate 3 non ci sono i TG l'anno prossimo perché gli salgono sul palco eh. cioè, è un RPG se cioè, non danno questa RPG li possono dare no, no, no ma gli possono dare non dare qualunque statuina se non gli danno un migliore RPG No, beh, questo glielo devo cucinere. dare per forza, cioè, nel senso, Baldus Gate per me deve vincere questo e il Game of the Year. Senza star lì a. Poi aspetti. Andiamo avanti perché poi questo Sì, sì, andiamo avanti. Allora, questo va bene. Un'ultima cosa è stato importantissimo, Baldus Gate, perché ha fatto avvicinare tantissime persone al mondo dei giochi sì. di ruolo. E non sapete quanta gente sta giocando a D&D Grazie a Bardus Gate, quindi sì, più di esclusione. questo, e allora, rilasco, eh, cosa no, dovrebbe è, fare? È una rivoluzione, ma poi il combattimento a turni, soprattutto, io ho sentito tanta gente, io sono il primo che poi non l'ha giocato, ma a cui non piace il combattimento a turni, ma tantissimi Vabbè. dire, Oh, non mi è, mi è piaciuto, cioè, mi sono divertito pesante. a calcolare, a rifare, e lì hai vinto, non c'è niente da fare infatti. Io devi vincere, tutto tanker, uh... Torgo sempre un po' il fatto di avvicinare a far giocare DD, è un discorso più lungo, magari in, alt in altra sede. Eh, lo... Sono molto curioso. Eh, lo trovo più distruttivo che altro. Però vabbè, parliamone in altra sede. È un discorso lungo, mi sa, con Nick. Questo, sì, <ride> addirittura ah. distruttivo. Però, cazzo, mi sembra cioè io mm. sono più dall'idea di Tenka nel senso che apre le porte anche a chi era profano del mondo di D&D e gli dà quello stimolo per appunto andare magari a provarlo una volta, poi magari non gli piace però dice cazzo ci provo mi è piaciuto talmente tanto eh, però non è la sede, hai ragione se no non finiamo <ride> è un eh, dunque dove cazzo eravamo? Nomination eravamo dopo Best RPG che non mi vengono più fuori le. È andato in down in sito. Ah, è andato in down in sito adesso? No, adesso? Ma perché stanno per cominciare fra un po'? Eh, può Ma essere, va, stanno a cominciare tra. per erano, ragazzi. Eh, adesso ho un bel 500 o qualcosa. No, ecco chi? qua. Ok. 30k? fatto un 30k sì allora eravamo best rpg abbiamo detto va bene baldurs poi abbiamo best action advent comunque sta andando male perché si sta collegando della gente credo non ho idea secondo me meglio se le apri tutti adesso sì tutti nello stesso no guarda 505 sta andando giù ragazzi è andato giù perché la gente si sta collegando per vedere la diretta? Sì, ma le 22.46 figa l'una e mezza. No. Eh, non è che c'è un pre-show Un pre-show. Dici? No, non lo so, eh. Di no, no, non lo so neanche io. Perché cazzo, non. Ciao Labasterios, Buonasera, ciao, Freddy. No, qua proprio dall'errore oh, madornale. In Crash è andato. Allora, guarda, se, se scrivi nomination TGA su Google, te le, le, le dà, quindi volendo si può vedere da lì. Eccole qua, vedi? In alto te le puoi girare tutte quante cose. Ah, gioco modo. del... ok. Quindi dove cazzo eravamo arrivati noi adesso? All'RPG, eccolo qua. L'altro RP... guarda su YouTube, quindi non è che neanche la loro piattaforma. Di tipo... No, no, non, infatti non vanno sul sito. Vabbè. Allora, migliora RPG abbiamo detto Baldur's Gate. Poi cosa c'era? No, ma quali cambiamenti? Eh, no, eh. Qua, qua credo che ci sia un, un ordine. <coughs> allora, narrativa non l'abbiamo fatto. No. Narrativa non l'abbiamo fatto. Ci fa Spider-Man. <coughs> Vabbè, sono Alan Wake 2, Final, Final Fantasy, Baldur's Gate 3, Cyberpunk e Spider-Man 2 anche qui per me vince Baldur's Gate, però. Best narrative sì. Beh, sì, anche con tutta la storia, cioè con tutte le storie e le diramazioni che c'ha. Sì, basta il fatto che hanno detto che ci sono 25.000 possibili diramazioni totali. Sì, ma non c'è proprio paragone. Poi anche Alan Wake che bello, non lo metto in dubbio, eh. Ma per, per me quest'anno c'è un gioco che è due spanne sopra. È proprio due scalini sopra. Non è... Ma non possono dargli tutto. Quindi. È tutto no. Magari la narrativa non gliela danno, gliela danno alla Wake. Magari. Miglior streamer. Non ne conosco uno. Miglior regia. Minchia, quanti cazzo ne hanno messi qua? indovina chi c'è? Spiderman? Alla Wake? Alla no, Wake? No, 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 no. Baldur's Gate, Baldur's Gate eh, Legend of Zelda, Toft Nintendo Super Mario, e basta quindi Super Mario, Zelda, Baldur's Gate, Alla Wake e Spider-Man. Regia? Regia è probabilmente Alla Wake, sì, perché è quello, o, o Spider-Man sono i due con più regia. Nel senso che di là no. sì, c'è una regia, cioè sì, c'è anche Spider-Man, però per... secondo me, Alla Wake c'è un altro livello regia diversa Zelda qualcuno dice sì. Zelda sa quel difetto Zelda che fiammo. è il continuo io sono, io sono il, è il mio gioco preferito Zelda eh? metto le mani avanti ho oh, qua sopra voi non lo vedete ho oh, la mappa la spada replica quadri ho di chi te l'avrà regalata con la spada eh, però eh, Zelda ha la pecca se vuoi vederla una pecca che è l'1.5 di Breath of the Wild e quella roba lì rispetto al resto lo tirano. No Spider-Man no. no, per me qui Alan Wayne. Sì, sì, anche io sono d'accordo su Alan ma Wayne. Wake, regia, regia. Sono d'accordo. No non beh, il nuovo Spider-Man è stato incredib è incredibile. Dicono tutti che l'unica pecca che ha che è corto ma è super divertente, pulito no, bene, no, fatto bene. Io ce l'ho, no, me l'hanno regalato. Non tanta mai cinematica. Non riesco a dirlo. cinematica? Sì. A Se a ne ha un dobbiamo andare veloce che mancano 10 minuti. Gioco d'azione. Armored Core Ghost Runner 2, Dead Island, Remnant. Hi-Fi Rush Remnant, Remnant. 2. Remnant. Proprio, ma eh, anche Armored Core, eh? eh? Lo so, però. Remnant di From è... Software, qui rischia di vincere Armored Core. Ma eh, mi dispiacerebbe tantissimo per Remnant 2 perché ha fatto davvero un grandissimo lavoro. Beh, io me. ho finita questa live. Andrò a giocare con i miei amici a Remnant 2. Al credo. DLC, eh? È no, qui. no, non l'abbiamo ancora giocato perché è appena uscito su. Ah, Game è pass. vero, sul Game Pass è vero. È vero quindi vero. abbiamo deciso a installarlo da lì. Va bene, diciamo. Di quindi, Remnant ha vinto. Remnant Action Adventure l'abbiamo già fatto, no? No, perché eh, siamo bloccati alla Wake. Eh, quanto costa il Game Pass? 10 euro su PC. 10 euro se prendi delle key. Allora, alla Wake. The Legend of Zelda, Star Wars Jedi Survival, Resident Evil e Spider-Man 2. Miglior action-adventure. Qua secondo È me Resident Evil 4 rischia di Io dico Spider-Man o Zelda. Io dico Unwake. Unwake? Minchia, qua Tutto siamo tutti divisi. e Nick? Adventure. Sì. Action e Adventure. A Zelda qualcosa glielo devo dare comunque. Sì, eh, per secondo forza. me è Zelda, perché okay. comunque ha, ha come punto di forza entrambi. Quindi vince Zelda, in questo caso gli sport dell'anno l'abbiamo già votato con grande ardore. Eh, miglior direzione artistica l'abbiamo già fatto? No. no. Alan Wake, Mario, Zelda, Lives of P, Rush. Allora, devo dire che la direzione artistica di Lives of P non mi è dispiaciuta per niente. Devo dire la verità, però, e credo, anche che qua. Qua... però credo che sì, anche qua ecco. vi, eh, vince. Però Dice, dite che vince Zelda come direzione? Eh, artistica, secondo me, me la Eh, anche secondo me, anche io vorrei più La Eh, allora um, diciamo perché vai. Comunque Ice of l'ISOFP, per quanto sia, sia bello come direzione artistica. No, non arriva a quello. No, no. No, no, no. So, sono comunque cose già viste. Sì. No, ma poi non arriva Voi dicevate Zelda, secondo voi, Tankare filo? beh questa no? cosa che passi tra le nuvole, il mondo nelle nuvole, il mondo a terra. E hai tutto un mondo nelle nuvole che è praticamente una sua art style, sì, beh, poi effetti. è diversa da quella a terra. Cioè... C'è dietro un lavoro molto importante. Gioco famiglia l'abbiamo fatto. Il, il gioco di maggior impatto cosa intende? Eh, ah. sono quelli... Ok, quelli proprio emozionali, diciamo. tipo O, o, o serioni. Eh, sì, ti, infatti simbio, Tichia eh. è, ha un tema, questo l'ha giocato Paparodo, l'ho visto, è un tema forte sul inquinamento, natura, famiglia, quella roba lì. Eh, per dirti, se ci fosse stato This War of Mind sarebbe stato qua dentro. Sì, ma c'è... Eh, allora, Tichia... Eh, Space for the Unbound, Goodbye Volcano High, Vemba, Chant of Senner. Terra Nil Non ne conosco nessuno. E ero io l'unico tikhia. So Mi dispiace ticchia. dirlo, ma anch'io. Mi spiace anche perché tipo Terra Neil vedo netto. Beh, Devolver. devo dire che comunque, appunto, cioè, gioco di maggiore impatto, hanno avuto un grande impatto tutti questi giochi. Proprio nel eh, quattro persone non ce n'è uno che... No, Ottimo. Anch'io no, tikhia. Anch'io ma per Papa Rod. Sì. Eh, ho grazie, ho capito, la... grazie Paparodi, però <ride> non l'abbiamo giocato. Ok, vabbè, diciamo ticchia perché l'ha giocato Paparodi. Secondo me tra l'altro di... sono per, per mobile alcuni, tipo Terra Nil mi sa che Netflix è mobile. No, è Netflix... Eh... Er, che sai è... che Netflix ha anche la divisione gaming. Sì, sì, lo so, lo so. C'è molta roba mobile, quindi Devolver non lo so. L'impatto. Design Audio. Eh, ciao. Audio. Eh, qua non so, io non, non posso esprimermi perché ho giocato solo Dead Space di questi giochi. Qua, e... <ride> e è molto I, bello, I, però. Se, eh. devono dare, se devono darlo a sì. qualcuno, lo danno Hi-Fi Rush. Eh, eh sì. Sì. è un gioco basato su, eh, non no, se sì, no, non, non è, è uscito, uscito è, è uscito anni fa eh, a concorso. No, era sì, questo un... questo l'hanno fatto apposta per i fi Rush. Questo premio qua, vabbè, no, c'è anche, c'è anche, è stato anche altri anni, però Hi-Fi Rush, è, 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 io l'ho giochicchiato e anche perché eh, conoscevamo qualcuno, nel mio team c'erano conoscenti di, di, di questo team qua e effettivamente è molto di... è un approccio nuovo a un gameplay molto interessante tutto con la musica quindi tu dici, vabbè qua vincerà i Fire Rush Fire Rush Tanker? Sono d'accordo Nick? che è presente qual è? ho presente, sono in dubbio tra Alan e Hi-Fi ma tu l'hai giocato Alan, Nick? No, appunto per quello io l'ho visto. Io dico anch'io a Farash comunque. Per, eh... Però sì, è, è a questo punto siamo lì. Picchiaduro, l'abbiamo visto prima. Fatto. Performance: Ah, questi sono gli attori all'interno dei giochi. Miglior performance, secondo me lo danno Idris Elba. Qua. Molto probabile. Cioè, vabbè Cameron Morgan per Star Wars, Melanie Liburd per eh, Alan Wake 2. Neil Newborn New per Baldur's Gate è ah, il che riserva. Neil Newborn è, Neil Newborn è Neil quello Newbo. di. Oddio, del vampiro, no? È lui? Quell'attore lì? Eh sì, è l'attore che fa il vampiro Fa Starion, che ha avuto un successo devastante. C'è gente che va a farsi autografare le mutande da... Da... da questo tizio. Vabbè, quindi qua secondo me Beh, potrebbe anche vincere lui, però, col successo sì. che ha avuto, sì, sì, cioè, lui, lui, è uno che ora lo... lui è uno che lui prima non sapevano chi era, e ora lo fermano per strada. Eh, quindi potrebbe avere davvero vincere anche se Cyberpunk deve andare a qualcosa. Quindi, qua la lotta è, io lo darei, allora Idris Elba mi sta simpaticissimo. Anche lo darei, però a Nil proprio per l'effetto che ha avuto, cioè non... prima non sapeva nessuno chi cazzo, era, adesso gli chiedono tutti l'autografo ma Starion, Baldusgate, sì. sì. è un personaggio eh, un po' strappamutande mm. che ha avuto un grandissimo successo. Allora, fra uomini e donne, fra l'altro, eh, quindi... Eh sì, esatto. A parte tutti. io che non l'ho tenuto nel party perché... Mi... Ho, fatto yeah, il... io. <ride> ho fatto io... No, ma perché ho fatto il ladro. Quindi era il ah, doppio okay. ladro nel party, però non l'ho messo nel party. Dai, l'ho proprio calcolato. Quindi lui. Sì ok poi abbiamo vabbè sportivo racing eh, insomma vabbè. eh già visto già visto sì, prima sì. colonna sonora vabbè tier of the kingdom scusate qua ma loro se mettono giù un'orchestra un sinfonica e fanno comporre x compositori Ma io vado dietro la massa perché non ho pezzi, idea pezzi clamorosi anche anche baldus gate potrebbero darglielo perché ogni tanto ancora nel canale discord con i miei amici canticchiamo la colonna sonora eh, sì. di baldus gate <ride> E eh, qua dovete far voi. Io davvero non so. Non ho giocato nulla. Io ricordo che Zelda c'ha delle colonne sonore veramente pazzesche. Zelda è famoso per le sue eh. colonne sonore è e Rodana, qualcosa dovranno eh. dargli. però col cuore lo darei a Baldur's Gate perché ancora ogni tanto canticchio la colonna sonora di Baldur's Gate. Quindi, Quindi diciamo Zelda, ma col testa, cuore per... Baldur's Gate. <ride> <Sì>. <ride> Gioco VR, questo possiamo anche evitarlo. Secondo me perché VR non so. No, aspetta, ho giocato. forse c'è qualcosa di interessante. Ma ci giocate? Io eh... no. Eh, io non gioco proprio. No, ok, ti direi Resident Vero. Evil perché ha avuto. Un... Cioè, perché ho visto dei video e Probabilmente mi sono plegato, sì. so guardando dei video. Migliore indie al debutto: Pizza Tower, Cocoon, Viewfinder, Dredge, Vemba. Io direi Dredge. Dredge qui. Io voto. Eh sì, Dredge, Avrei detto anch'io. Dredge a mani basse, quello della barchettina. Io conosco Cocoon. Eh, mi qua posso. rischia Cocoon di vincere. Eh con Ma lì Cos'è che ci manca perché ah, accessibilità, questa innovazione accessibilità, abbiamo Diablo, Mortal Kombat, Street Fighter, Spider-Man, Forza Motorsport e Fire Rush. Poi prima te anche dicevi che Street Fighter Street Fighter per l'accessibilità è il top. Cioè per me è il top proprio in assoluto, Beh, però no. Io però cioè, qui mi anche vi 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 qualcosina vi a Diablo perché la Blizzard avrà detto qualcosa datelo anche a me, sicuro. Sicuro. Vabbè, eh, qui io non ho idea, ma mi fido, mi fido di te. Street Fighter, visto che è stato così spinto, migli... a Revento non ci frega un cazzo, coach neanche, squadra nemmeno. Niente, dai, siamo arrivati alla fine, dobbiamo dare siamo il goti. il Goti, ragazzi. Che non so se è il gioco dell'anno. Sapevamo già qual è qua. Voglio sapere se siamo tutti d'accordo. Baldur's Baldur's Gate 3 e se non glielo danno anche qua probabilmente salirà sul palco. Qualcuno. Io non l'ho no, giocato, no. ma solo per come ho, quello che ho visto e l'ho seguito tanto anche ultimamente, lo, guardo anche Tenkar che lo sta riportando, ma ho seguito tanto anche quando è uscito, è incredibile raga quel gioco lì. Io lo dico, io, lo, io, io... Non, non può non vincere lui. Per, però eh, il gioco dell'anno deve essere accessibile a tutti perché per me Baldur's Gate 3 non è accessibile a tutti. E... Ma accessibile a tutti, così cioè che piace. Alla... Allora, se è, cioè, la maggior un, parte di per me non è pop. Baldur's Gate 3. No, assolutamente eh, è vero. È vero. Ad oggi, per riprendere il discorso di prima, lo danno Spider-Man secondo questa teoria. Ad oggi, DD è nell'epoca d'oro, eh? Quasi, di, sì, quasi sì. È quasi un'epoca un di platino. Cioè la conoscono tutti. tutti no, ora. In, uh... Però, scusa, ragione... Vai, vai, scusa. No, 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 parlando di DD è vero, vabbè, non, non solo per Baldus Gate, anche tantissimo per Stranger Things che l'ha riportato, Ciao diciamo, Esco. in auge, però eh, sì, allora, mh, non so come spiegarvi, cioè, eh, quando vinse Zelda, Zelda è un gioco che può giocare eh, la casalinga, tipo giocare il i Ardone sì, 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 o... Non oh, ha mai sì, giocato, sì. Baldus Gate no. E per quanto per me il cioè è stata una delle esperienze più belle degli ultimi anni, se non di sempre. Cioè dipende da cosa si intende per gioco dell'anno. Eh, però dipende. Guardano anche la fama che ha fatto? Perché sui social c'era so solo Valdis Gates. Sì, no, ma secondo questa, questo ragionamento tu a chi, chi lo daresti, Tanker? Secondo questo... No, vabbè, ragionamento. Io, spe io spero tantissimo che lo vinca Baldis. No, questo vabbè, è scontato, <ride> ovvio. Però dico, secondo que appunto, quel ragionamento lì che fai. Cioè... Eh, eh, la ragione filo, perché lì rischi di... secondo quel ragionamento lì di dire... E allora vince Spider-Man o Zelda? Io ce l'ho no, il, il nome del ragionamento di Tanker, ce l'ho proprio lì. pronto? Dai. Vai! <ride> Spider-Man 2. E, e beh, ora vi certo. dirò anche perché: Spider-Man 2, nel primo weekend, ha fatto un certo tipo di incasso: due milioni allora, e mezzo di copie. La gente cosa fa? No, incasso. Cash. La gente cosa ha fatto? Ha detto: Se Spider-Man 2 fosse un film, dove si collocherebbe? Hanno scoperto che Spider-Man 2 per incassi si collocava nella top 10 mondiale dei film di ogni tempo di Hollywood. Entrava nella top 10 e stava sopra a Barbie, come incassi a botteghino, se fosse un film. Questo vuol dire che la sua diffusione è stata straordinaria e questo vuol dire che secondo me è stato goduto da molti. Perché se in un weekend riesce a vendere un numero di copie e fare un incasso tale per cui è al pari di uno dei miei primi dieci film di Hollywood, eh, sicuramente ha avuto un peso anche mediatico molto grosso. Detto ciò. Questo ragionamento è vero, però... Eh... È anche accessibile. Sarei, dis dis sarei veramente Spider dispiaciuto. Sarei dispiaciuto no, no. perché secondo me il Gothic io ti comunque avete perfettamente ragione. Perché poi se, è così. Se non che... lo danno a Baldur's Gate domani, io voglio aprire TikTok. Però io invece e... lo darei a Baldur's Gate proprio per quell'effetto contrario. cioè È un gioco e bravo, eh. non si sarebbe, cioè, secondo me, nessuno si aspettava che un gioco a turni come Baldur's Gate avesse fatto 900.000 giocatori simultanei su Steam, avesse venduto quel cazzo che ha venduto, cioè, nessuno. Però l'ha fatto. Sì, sì, no. e quindi secondo me dovrebbero darlo a lui proprio perché oltre alla cura e tutte le cose, perché è riuscito a far avvicinare a far tornare in auge un genere che, ragazzi, sembrava morto. Cioè, giochi a turni come Massa io parlo, e eh, non come nicchia. Ha, ha riportato una, una meccanica di gioco, cazzo, cioè veramente l'ha riportata lì in alto, guardate dove, cioè voi se avessero chiesto cinque anni fa, tra cinque anni Baldur's Gate gioco a turni eh. sarà nell'enomination dei Goti, voi cosa cioè. Allora, però uh, c'è anche un altro un gioco bellissimo che è Divinity 2, che è stata praticamente la, la beta di Baldur's Gate 3, eh. Cioè è quello che ha fatto che... vincere l'Arian il contratto, se, se, cioè comunque a parte Bardus Gate 3, andatevi a rigiocare pure De 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 Divinity 2, che è una bomba, eh, e e ma è, però, te lo posso ma raccontare. Ma l'effetto uh. che ha avuto. Divinity non è stato quello, però, di no, portare, perché non è, perché, perché non non è di no, massa non è DD. Ah, non, perché non è DD, io non sono sì. proprio ecco, ignorante. Secondo me sì, secondo me sì. Anche vabbè, Baldur's Gate ti porta dietro una, una, come dicono i giovani, una lore incredibile che comunque va avanti da quanto Divinity 2. Eh, L'Apocalypse Illity è una cosa che esiste da tanto tempo prima di Baldur's Gate. Non lo so, figlio... raga. È bello, mi piace questa, comunque questa cioè, questo modo. È bello perché diciamo tutti che speriamo tutti che venga Baldurkin. in verità. <ride> però, però dipende come valutano. Però mi piace giochi. questo ragionamento fatto comunque, capito? Togliendo la passione e dicendovi anche come pensa, come bisogna pensarla sul gioco dell'anno. Cioè, se davvero deve essere la roba di massa, effettivamente, Spider Vi Man dirò, poco giusto. Vi dirò un'altra cosa. A parte <ride> che, ovviamente, te anche andate a giocare. Divinity, io ho 400 erotte ore su Divinity, ho X-Run mille modi l'ho divorato eh, quel ragionamento che ti dicevo prima che avrei fatto alla fine di tutto eh, eh, i Game Awards sono fichissimi io li adoro però mi sono reso conto guardandoli negli anni che c'è un, marchet... un po' la divisione dei panni dei pesci è una marchettata nel senso <ride> che se prendi il goti non ti danno tanta altra roba magari non gli danno il Baldur's Gate il Goti, però se ne va via con 12 statuine. Può essere. Cioè, ho visto succedere questa cosa. Può essere. Ho Può visto, c'erano, mi ricordo che anno era Era l'anno di God Madonna... of War Red... o l'anno di Red Dead che non ha vinto il Goti, ma ha vinto tutto il resto. Red Dead esatto. Redemption 2 non ha vinto ah, il sì, Goti. Ah, sì, che vinse From Software, vinse, non mi ricordo chi lo vinse. S forse Sekiro. Se eh, lo io smadonnai perché è... ha detto Sekiro. Sì, esatto. Perché io smadonnai? Perché ehm, insomma avevo seguito lo sviluppo anche proprio gli sviluppatori di Red Dead e ci avevano speso otto anni della loro vita. Quindi anche solo per il fatto che eh, una parte dell'intera della loro carriera videoludica fosse profusa in un unico gioco e eh, aveva dietro uno sforzo tale per cui gli avrei dato il Goti. Non gli è andato il Goti perché? Perché sono andati via col carrello della spesa. Cioè gli è andato tutto il resto ma infatti potremmo andrà... vedere la stessa eh, sì. cosa sì, è potremmo vero. vedere o il goti e sì, poi aldrus e... due statuine eh. oppure non il goti e tutto il resto Beh, io cioè, io... sono dei modi di fare che potremmo vedere io spero vinca il goti come tutti noi credo il mio ragionamento buono. veloce veloce è che spider man è il secondo capitolo uno dopo l'altro e per quanto possa impattare a tutto il resto, vabbè Spider-Man è un, è un personaggio che è, è mondiale, sicuramente ha un impatto a livello mondiale molto maggiore di un Baldur's Gate a livello mediatico, lo conoscono tutti, ma qui parliamo del gioco dell'anno, cioè quest'anno è uscito Spider-Man 2, non Spider-Man, dopo altri due capitoli che sono già arrivati, quindi è Spider-Man 3 di per sé. Cioè, come gioco dell'anno, Baldur's Gate non 3? è uguale. Perché è il 3 anche lui? Eh? Sì, ma non veniva fuori da quanti anni? Sì, sì, no, eh, certo. Di Spider-Man ne ha avuti 3 negli ultimi 5. Eh, eh, cioè, 15 anni, cioè, Tenka, no, più o meno. Che eh, dai, sì, credo eh. che. Esco I'm diceva: Esco dice no, D&D non c'entra nulla. Detto che fa D&D, da... no, vabbè, ma forse eh. era, era di prima, scusate, ho letto male. Però era una vita, ha sì, che non lo faceva in maniera totale. Cioè, lo, per quanto uno, magari, non già giocato, ne parlano tutti. Tutti parlano di Baltuschi. Ma infatti, secondo me dovrebbe vincere solo perché. Io, cioè io davvero vi dico, cioè nel 2023, nel mondo di Fortnite, di Battle Royale, un gioco a turni RPG che fa ah, quel successo lì, cioè lo deve vincere, fine. Punto. Sì, sì, perché prima che te. usciva, secondo me. Nonostante Filo e Tenker, sicuramente non vedevano l'ora di mettere le mani sopra da appassionati, ma mai avrebbero pensato che avesse avuto quel successo lì, cioè, sì. proprio la portata che ha avuto per me neanche il fan più accanito lo poteva pensare. Anche perché se ci pensi, è uscito nel 2020. In realtà, il gioco è eh, gioco. È acquistabile da, da, da novembre del 2020. Guarda, io, io ho due bimbi. E uh, è un lavoro che non mi permette praticamente quasi più di giocare. Ma io ho un. Hai presente quello dei Man in Black? Il flash? Sì, il flash. Che è quello che. Messo, ogni giorno me lo faccio. Ogni giorno. Perché Baldus è una di, di quelle di quelle cose che se mi ci metto su, e io prima o poi lo dovrò fare, me lo ho eh, promesso posso e lo, lo dovrò dirvi un'altra cosa. Che In forse, su, siamo alle potrebbe... 11:10, raga, sono, andato... sono un po' di... cotto io adesso. Sono chiudiamo. andato su Metacritic e ho preso la classifica dei migliori videogiochi, si parla di rating globale, di tutti i tempi, Voltimes mm. Baldur's Gate è al 26 ⁇ esimo posto, worldwide di tutti i tempi. Ma come cosa? Come Metacritic? Metacritic. Votazione. Globale di tutte le testate. Sì, ho capito, ma sopra cosa c'è? Cyberpunk tutti, e quelle. Di... C'è roba. No, c'è. Ti sto tornando online. Ok, ci sono. Mi sentite? Sì. Ok. Sì. Okay. Eh, niente, è crollato tutto. Eh. <ride> Siamo tutti frizzati, va bene. Non so se ci leggono o no. Sì, sì, ti leggono, ti leggono. La chat è sempre attiva. I poteri, come dicevo io, i poteri forti.